venire a combattere insieme a voi se non ci fosse stata una guerra. Quindi dovete ringraziarla, perché è merce rara, se devo essere sincero, trovare persone come Alice. Mi fa veramente molto molto piacere vedere l'interesse e la sala piena, perché sapete bene, no, che lo slogan adesso è l'Italia si libera tutta da nord a sud. A sud un po' di entusiasmo lo si vede, qua a nord tante volte c'è una grande disillusione. È molto difficile trovare gente che abbia voglia di schiodarsi da casa per provare ad andare a informarsi, ma è un peccato, perché accendendo la televisione si sentono soltanto cazzate. E anche le volte che per sbaglio invitano me, invitano lui o cose di questo tipo, lo vedete tutti com'è la struttura. La struttura è, va bene, c'è di Borghi, c'è di Bagnai, c'è di qualcun altro della Lega Nord, e di mezzo ci sono 200 persone che abbaiano, che buttano in urletta qualsiasi cosa si dice, che ridono, inquadrati che ridono, no? Mentre tu stai spiegando delle cose normali, l'inquadratura fissa su uno che ride e che poi subito dopo pronto a parlare, che ne so, del latte di soia piuttosto che di qualsiasi altra cosa che non c'entra nulla. Per cui bisogna tenere presente che purtroppo le questioni legate all'economia sono un po' complicate. Noi facciamo di tutto per renderle semplici, ma non è sempre così immediato. L'aritmetica è un po' più facile. L'economia è un po' più difficile perché ha a che fare con i comportamenti della gente. I comportamenti della gente, come ognuno di voi può immaginare guardando la propria moglie o il proprio marito, non sono prevedibilissimi. Se fosse prevedibile tutto non c'è problema, avremmo l'equazione della felicità, l'equazione della ricchezza, l'equazione del successo. Non è così. Però se c'è una cosa che devo dire, è stata l'abilità grande di Alberto Bagnai, è stata quella di isolare invece le questioni oggettive. Perché una cosa è dire che vabbè, c'è di mezzo l'elemento umano e quindi è inutile anche pensare di prevederlo. E no, va bene l'elemento umano, ma ci sono delle questioni oggettive all'interno dell'economia. E quindi lui, con una pazienza incredibile, con uno strumento molto diverso rispetto a quello che uso io, anche come tipo di approccio, per chiunque segue il suo blog, ha preso per mano della gente che aveva tutt'altri interessi e li ha accompagnati in una strada un po' difficile, che è quella della comprensione. E ci sono voluti anni, tonnellate di post, uno collegato con quell'altro per far capire come veramente doveva approcciarsi una persona alle questioni dell'economia. Io invece, di base, essendo divulgatore, insegnante di base, non ricercatore, io insegno quello che altri hanno scoperto, vado per strade un pochettino più dirette perché ho imparato, provando ad andare nei talk show e così via, se la prendo troppo alla larga è finita. Quindi io ho un minuto, pianto dentro il concetto a esattamente come si pianta il chiodo dentro il muro con una botta sola, e provo così, sperando di riuscire a farlo passare. Ma soprattutto questa sera io ho voluto intitolarla Economia, Arte e Cultura, perché, e qui ringrazio veramente Cristina Cappellini, l'assessore, che nonostante i suoi miliardi di impegni
ancora per rimarcare l'interesse e diciamo la vicinanza che sia la Regione che la Lega Nord hanno per Como, specialmente in occasione di queste elezioni che sono importantissime, importantissime. La cultura e l'arte, beh, sono parte integrante della produzione economica e della ricchezza di uno Stato. Qualche gonzo, purtroppo ahimè anche un po' vicino a noi come impostazione, però una volta si è uscito fuori con una frase un po' infelice che però ha fatto storia, che con la cultura non si mangia, no? O con l'arte non si mangia. Era cosiddetto. Era il povero Giulio Tremonti, no? Con l'arte non si mangia. E va, datelo a dire a Venezia che con l'arte non si mangia. Cioè, scusate un secondo, senza l'arte Venezia sarebbero un gruppo di disperati su palafitte. Adesso io poi, ci sarà sicuramente qualcuno di Lecco. Bravi. Senza l'arte, Como sarebbe Lecco. Permettetelo, scusate, io ho odiato Lecco con tutta la mia vita prima che ci fosse il tunnel, perché mi piantavo lì con il traffico. Adesso già amo molto di più, ecco, adesso che si può volendo passare lì. Lecco si sposa, eh? Appunto. Nel 1800. Allora, comunque, l'arte costruisce ricchezza. Purtroppo tante volte alla Lega Nord non è associata la parola cultura, arte e così via. Perché? Semplicemente perché i mezzi di informazione sono in mano a quelli della sinistra e dicono noi siamo quelli che facciamo cultura. Ma non è vero. Loro sono quelli che distruggono la cultura. Loro sono quelli che, come si è visto nei nostri giorni, prendono e danno i nostri musei in mano a della gente senza qualificazione che arrivava da chissà dove in giro per il mondo, semplicemente perché erano stranieri, dato che bisogna importarli tutti, e allora a quel punto prende dagli Uffizi in mano di un tedesco. Io il pensiero che ho avuto che quello lì era chiamato a fare l'inventario per le prede di guerra. Il signore, perché tanto di qualifiche secondo me non ne aveva, no? Compenso va lì e dice: oh, che bello, Annunciazione di Leonardo, ecco questo della camera da letto della Merkel. Io ho questi timori, no? Invece, e poi ce lo racconterà Cristina, in Lombardia la Lega Nord sta lavorando come mai è successo in regione per la cultura, e il piano triennale appena varato ne è una prova. Cioè, ci sono delle programmazioni a lungo termine e si riesce a trovare nel bilancio, nelle pieghe del bilancio, quel pochino, ma di più di quello che tutte le altre regioni fanno, sicuramente proprio per la cultura. Per poi sentirci dare degli ignoranti, dei rozzi, così questo tipo, no? quando così non è. E all'interno di tutti i candidati sindaco che ci sono, gli unici che hanno una proposta in grande per la cultura, vale a dire la realizzazione del Museo del Razionalismo nella Casa del Fascio di Terragni con i palazzi prospicienti in modo tale da creare un museo internazionale, uno di quelli che si viene a vederlo proprio con l'aereo, proprio per venire così. E gli unici a averlo nel programma siamo noi. E non solo, l'abbiamo messo dentro a viva forza nella coalizione, perché è stata la Lega Nord che ha picchiato, un po' forse certo perché era un mio pallino, ma che ha picchiato per riuscire a inserirlo.
No, scusate, ma come che una città da, cioè una città internazionale del turismo? Vi rendete conto che forse è l'unica città internazionale del turismo al mondo che non ha un museo? Perché non mi direte mica se c'è un museo che non ci sono, eh? Cioè io vengo a Como per vedere che cosa, il museo a Palazzo Volpi, è negato dai fatti, se non mi ricordo male ci sono tipo 25 visitatori al mese, credo, una roba del genere. Quindi di che cosa stiamo parlando? Non sa neanche i cittadini che c'è. No. Invece normalmente è un posto dove arriva una marea di gente, questa marea di gente vuole avere un'offerta diversificata, il fatto di poter mettere un museo internazionale di rilievo incredibile su un tema importante come l'arte moderna, l'arte del Novecento, per Como sarebbe una ricchezza, posti di lavoro e tanti anche. Immaginate solo quanta gente potrebbe lavorarci e che dotto potrebbe generalizzare. Sbaglia, ci ha salvato una città con un museo, Bilbao, tanto per dirne uno. E voglio arrivare a un punto, poi così faccio parlare di più loro, perché tanto me mi avete sempre, no? Vorrei farvi un test, no? Una delle prove per vedere se va bene un sistema didattico che ho provato a fare. Perché? Perché sempre nel mio tentativo di spiegare le cose in modo veloce, tipo chiodo piantato nel muro, ho scoperto che in certi casi, invece di raccontarlo, c'è meglio fare i disegnini. Quindi ho dei fogli. Quando si vuol fare un progetto, come può essere per esempio quello della Casa del Fascio, o così di questo tipo, per farlo diventare un museo, o qualche altro progetto per abbellire Como, ma non con le solite piccole cosine, siamo riusciti a trovare così, due piccole cose, un piccolo finanziamento del privato, abbiamo fatto questa piccola cosa, abbiamo fatto la fioriera solidale, no? E così, questo tipo che, mentre dalle altre parti in giro per il mondo prendono e fanno mega opere, mega musei, no? Uno va là, spalanca la bocca, magari in posti dove paesaggisticamente o in termini di bellezze naturali nulla hanno a che vedere con città come Como. Bene, normalmente il vincolo qual è? Non ci sono? Non ci sono i soldi. E quindi, qualsiasi cosa, che sia un ospedale, che sia un museo, che sia una strada, che sia... Non ci sono i soldi. Questa è la normale risposta. E perché in Italia nello specifico non ci sono soldi? Perché c'è l'enorme fardello del debito pubblico. Ok. Quindi siamo arrivati a tutta la nostra politica, quindi voi avete sentito probabilmente un miliardo di parole dai candidati, no? Io faccio questo di quadriere. Alla fine, dopo un miliardo di parole, viene eletto uno e non può fare niente perché non ci sono i soldi, e perché non ci sono i soldi? Perché c'è l'enorme fardello del debito pubblico. Finito, che sia di destra, che sia di sinistra, che sia di giù, giallo, verde, rosso, si schiantano tutti su sta cosa qua. Vediamo se è vero. A tal proposito, ho i foglietti. Scusate. Io Andy Warhol. 1 milione. Queste sono i risparmi di Cristina. Che, avendo lavorato una vita e così via, ha 1 milione. Pensa che è fortunata, però non si può tenere a casa. Allora che cosa fa? Compra dei bot, per esempio, o un BTV. Li presta allo Stato un bot da 1 milione. Questo è il debito pubblico. E come funziona? Funziona che lo Stato stampa un bot da 1 milione e lei, che vuole prestare i suoi soldi perché non li può tenere a casa, vorrebbe avere un piccolo interesse, li dà allo Stato e in cambio lo Stato gli dà il bot, che è un promemoria. Altro non è che un promemoria, eh? È
sei mesi, dopo 10 anni, se lo vota, anche dopo 30 anni, quella cifra lì, e gli devi pagare degli interessi su quella cifra lì perché ti ha prestato dei soldi. Benissimo. Io poi con il milione faccio il museo. Lo do a lui in modo tale che costruisca il museo. Il museo probabilmente, probabilmente genera un altro milione perché i turisti che arrivano dal... Lui l'ha fatto sparire, ma non è importante. Lui l'ha fatto sparire, poi chiamiamo la procura, ma ciò nonostante nessun problema se anche l'avesse fatto sparire, qualcosa ci farà. Diciamo che è bravo, ci fa il museo, perché lo controlliamo noi. Allora, fa il museo, arrivano, paga delle persone per fare il museo, queste persone ricevono questo milione, torna in circolo e a me è stato, arriva l'IVA, arrivano le tasse sullo stipendio, arriva l'IRPEF, poi questi comprano negozi, assumono persone sul lungolago che vendono il panino da vendere a chi sta lavorando e così via, tutto ritorna in circolo e a me è stato il milione, prima o poi ritorna, così facendo, ritorna sotto forma di tasse, così facendo posso restituirlo a scadenza e siamo a posto, così finisce. Ma supponiamo pure che invece non funzioni così, io ti restituisco, scusa, il robot, il milione lui lo prende e lo spende e non ritorna allo Stato in modo sufficiente per ricomprare il bot, no? E che cosa succede? Vedete, di questi giorni siamo arrivati a 1250 miliardi che la banca centrale ha di titoli, ha ricomprato con il sistema del quantitative easing. Che cosa succede in uno Stato normale? In uno Stato normale lo Stato ordina alla banca centrale di ricomprarsi i titoli di Stato in giro. Cosa fa la banca centrale? Un milione. Stampa un altro milione. Non è che lo stampa con la stamperia, basta che accrediti il conto corrente, comunque 1200 miliardi che la Banca Centrale Europea ha utilizzato non arrivano dalle tasse, non arrivano da chissà che cosa, li ha creati lei perché il suo mestiere è creare denaro. Quindi la Banca Centrale stampa un milione, ricompra il titolo di Stato, lei è contenta perché ha riavuto indietro la scadenza e i suoi soldi, no? che aveva prima, secondo prestito. Questo promemoria ricomprato dalla banca centrale serve. Qualcuno è rimasto senza soldi? Qualcuno è triste? Qualcuno dice che sono stato deprivato del mio denaro? No, lei i suoi soldi ce li ha. A scadenza gli è stato restituito il milione. Il museo è stato fatto. Qualcuno rimane senza soldi? Nessuno. Nessuno. Quindi, di che stiamo a parlare? Cioè, allora tu vuoi stampare soldi? Sì, per carità, ci sono delle situazioni in giro per il mondo dove non è molto intelligente fare una roba del genere, perché se c'è forte inflazione, per esempio, io continuo a buttare in circolo denaro e peggioro la situazione. Ma non mi pare che in questo momento il nostro problema sia l'inflazione. Notare, i 1200 miliardi stampati dalla Banca Centrale Europea sono già in circolo, sono lì. Quindi chi ha dato i soldi, i suoi titoli di Stato alla Banca Centrale Europea in cambio di denaro creato, l'ha già fatto. Vedete voi inflazione a tre cifre, carriole di banconote o cose di questo tipo? Io no. Per cui, veniamo giù dal fico. Il fatto che non ci siano i soldi per ritornare a crescere, per ritornare a creare delle cose belle, per uscire da questa trappola in cui noi ci siamo andati a mettere,
costruzione così artificiale tenuta semplicemente per obbligarci a fare quello che vogliono loro. È una scusa, non so come dire, comodissima per chi governa. Arriva tanta gente che chiede di fare delle cose e tu dici no, non si può, ce lo chiede l'Europa, non ci sono i soldi, quindi lascia fare a me quello che dico io quando serve. Tu non hai più titolo, ma non può essere vero che mancano i soldi per poter ricominciare a crescere. Il problema però è che noi ci siamo preclusi la possibilità di gestire bene e con tutte le possibilità le nostre finanze, perché la banca centrale che stampa i soldi, o quantomeno che gestisce l'euro, non è italiana. E quindi non ha nessun interesse alla Casa del Pascio, al Museo di Como, al Vincolato di Como, a... Sanno forse, ecco, forse siamo un po' fortunati perché forse sanno dov'è sulla carta geografica Como. Ma vi posso assicurare, io sto girando, mi piacerebbe essere qua a fare campagna elettorale, a dire ecco, votate Alessandro, votate me, votate voi, votate tutti gli altri candidati che io vedo della Lega, tutti bravi, che io vedo anche fra di voi. E purtroppo devo fare anche il lavoro di girare tutti gli altri comuni dove si sta votando, perché veramente sarebbe importante vincere. Ci sono alcuni posti dove c'è la disperazione. Sono stato ad Alessandria, cioè non sto dicendo Catanzaro, sono stato ad Alessandria. Alessandria sono col sedere per terra, perché qui almeno qualcosa c'è. Parlavo l'altro giorno in piazza con il mio amico Piade, di quello che ha la profumeria in Piazza del Duomo. Dice, guarda, io ho la profumeria in Piazza del Duomo, qua posto più, teoria migliore del mondo per un commerciante. Vedi fuori tanta gente, vedi dentro chi c'è? Quasi nessuno. Ma quel quasi nessuno mi tiene vivo, quindi io vado in pari. Voi immaginate ad Alessandria. Lì c'erano un sacco di industrie. La più famosa tra tutte, la Borsalino, il cappello. C'è più niente. Niente, perché non c'è domanda interna. Se la gente non riesce a avere i soldi per... Se l'italiano non riesce a avere i soldi per comprare la carne, qualcosa, il latte, o insomma qualcosa di pesce. Cioè, vedete, stanno diminuendo progressivamente i costi di carne, di pesce, via, proprio perché non ci sono i soldi. Ma secondo voi avranno i soldi per comprarsi un cappello Borsalino? È l'ultima cosa che si compra. Dato che è l'ultima cosa che si compra, chiude la fabbrica, disoccupati tutti gli alessandrini. E compenso arrivano bande, no? Torme di gente da mantenere. Perché sa, sono disoccupato e quindi è giusto che io debba mantenere anche un altro, no? Che difficilmente occupato sarà. E voi capite che non andiamo da nessuna parte. E capite anche perché sono importanti, importantissime queste elezioni. Noi siamo fortunati che abbiamo un ottimo candidato sindaco qua a Como. Ottimo. D'altre parti magari non sono così bravi. Ma vanno votati lo stesso, perché ogni singola possibilità di voto che abbiamo è uno schiaffo in faccia a quelli che ci continuano a propagandare le menzogne di cui sono. L'interesse mio personale perché qui a Como si vinca è sì perché Como si merita qualcosa di diverso, ma anche perché Como deve dimostrare per una volta che in Italia si può cambiare, perché senza andare a governare a Roma e quindi poi mandare a quel paese, Bruxelles e compagnia bella, siamo morti. Non è che possiamo fare qua chissà che cosa, perché tanto dall'altra parte cosa diranno? Taglia 50 milioni quest'anno, taglia l'ospedale, taglia. E tu cosa vuoi fare? I poveretti della regione Lombardia, io in Italia li incontro, per esempio Massimo Caravaglia che verrà qua a parlare quando? Il 5 giugno, quindi con un certo assegnato. Lui è bravissimo, lui cosa fa di mestiere, di base? Lui nasconde soldi nel bilancio di quelli che riesce a
risparmiare, perché non appena ne cresce qualcuno, glielo portano via. Ogni anno gli dicono, guarda, ci sono 300 di meno, lui ma come? E quindi tutte le cose che vorrebbero fare, in una maniera o nell'altra, riescono a farlo soltanto perché lui magari ne ha nascosti un po' e riesce a tirarli fuori all'ultimo momento. Ma non si fa così, non si va da nessuna parte così. L'anno prossimo che cosa credete? Che se non cambiamo ci sarà magicamente la crescita, ti diranno, ma cosa volete che ci sia? Aumento dell'IVA, tassa di successione, tassa sulla casa, presentata come, giustamente dicevano alla Bundesbank, no? Presentata come una redistribuzione di ricchezza, da voi alla Germania. Quindi, signori, dobbiamo renderci conto veramente che le cose vanno un po' al di là della nostra, dei confini del comune. Questa volta più di altre. Io penso che si andrà a votare a ottobre. Io personalmente. Ho degli indizi che sia così. A ottobre ci andiamo con la carta che come la carta d'identità con cui noi arriviamo a ottobre, in cui potremo essere credibili per poter rappresentare veramente un'alternativa con quello che facciamo a queste amministrative. Se a queste amministrative il 5 Stelle non premia un sindaco, il PD ne perde tanti e così di questo tipo, tutta la narrazione che c'è soltanto declino PD versus crollo 5 Stelle, perché queste sono le alternative, cade. Quindi è importante, io ringrazio tantissimo Alberto e Cristina che sono venuti a sostenermi, a sostenerci per questa campagna elettorale delle elezioni di Como, perché è un'occasione. Fino adesso ci fanno votare, dimostriamo finché ancora si può, perché vi assicuro io sto ripassando con mia figlia regimi totalitari di questo tipo, inizia sempre così, inizia che per un po' si può, ma dopo non si può più, così come non si può per tante cose già ora, la banca centrale, il Fondo Monetario Internazionale, Consiglio dell'Unione Europea, Eurogruppo. Voi votate per queste cose? Non credo, eppure decidono un po' di più di quello che decide Gentiloni. Per cui, dato che Gentiloni non conta una cifra, quegli altri decidono tutto, ma voi non li votate, essendo che voi non li votate, per loro voi non contate. Non avete nessun peso, e quindi non avendo nessun peso, che cosa gliene fregherà mai del Lungolago di Como, dei musei di Como, degli ospedali di Como? Non gli interessa perché voi non siete i loro dati causa. Quindi io vi ringrazio per stasera, adesso voglio sentire prima dall'assessore qualcosa relativamente a quello che riusciamo a fare in questo momento pur con le poche risorse che abbiamo e quello che gli piace, soprattutto io vorrei che tu ci raccontassi un po' fuori dai discorsi formali cosa sarebbero i tuoi sogni. Cioè vale a dire, come avendo le risorse aperte, come qualsiasi Stato degno di questo nome fa, se vuol rimettere in circolo denaro utilizzando l'arma della cultura, cosa faresti? Come riusciresti a mettere in circolo e a creare effettivamente denaro, bellezza, cultura, di questo tipo? Lo fai adesso e cosa faresti se avessi effettivamente il budget? E descrivi anche quant'è il budget attuale, perché magari uno pensa che i miracoli che sta facendo si fanno con chissà quanti soldi, invece vediamo con cosa riesce a fare e quanto si potrebbe fare invece se ci fosse qualcosa in più. Vi ringrazio. Beh, con questi spunti bisognerebbe stare qui tutta sera e tutta notte per approfondire tanti aspetti che Claudio ha toccato con la sua chiarezza che lo contraddistingue, per cui viene apprezzato da tutti. Io non lo dico per, tanto lo sa, non è la prima volta che glielo dico, lo dico per piaceria. Ho amici, conoscenti che non hanno mai votato Lega, non votano Lega, però mi dicono, io quando sento Claudio Borghi in televisione mi viene voglia di votare Lega il prossimo anno, la prossima. Quando ci faranno? Fare nomi, comunque questo per dire come c'è qualche comasco che può togliersi adesso questa soddisfazione.
quanto la sua chiarezza e la sua capacità di comunicare concetti difficili in poche parole, arrivare dritto alla questione, poi gli venga riconosciuto da tutti, e questa sera ne ha dato una grande prova. Cultura, economia, questo è un po' il tema della serata, ne abbiamo parlato tante volte ci siamo incontrati anche di recente a Firenze, e tra l'altro l'avevo ricordato l'ultima volta che ero venuto a Como, dovevamo incontrarci per parlare della candidatura della lettera Cige al patrimonio UNESCO, e siamo finiti ovviamente a parlare di Como, di Palazzo Serrani e tutto quello che poteva nascere dalle nostre idee. Quindi gli spunti sono tanti. Quello che io penso che necessiti a questa città è l'entusiasmo, quello che è mancato in questi anni con questa amministrazione. Non lo dico adesso perché siamo in campagna elettorale, ma sono frasi, interviste che dissi ancora almeno 2 o 3 anni fa, facendo arrabbiare anche l'attuale sindaco e l'attuale assessore alla cultura. Ecco, mi è spiaciuto come sia stata un'occasione persa, quella di non sfruttare il supporto della regione, di voler quasi fare tutto da soli senza chiedere aiuto a un'istituzione che si è messa fino all'ultimo giorno, questo lo posso giurare, a disposizione delle nostre città, dei nostri comuni, dal piccolo comune al capoluogo, dai territori di montagna, quelli di pianura. Io ho voluto subito aprire il mio mandato con questa idea dell'assessorato itinerante, andando 3 settimane in un luogo, incontrando amministratori, incontrando le associazioni culturali, tutte quelle realtà che fanno cultura e sociale, che si occupano del tessuto culturale e sociale di una comunità. Non so quanti chilometri ho fatto, penso che se li contassimo sarebbero numeri esorbitanti, e mentre in molti luoghi della nostra Lombardia ho trovato entusiasmo, voglia di fare un fermento culturale, purtroppo in questa città non è stato così, non perché a Como manchi qualcosa, basta guardare qua dietro per capire quanto è bella questa città. Poi io, qualcuno lo sa, che sono particolarmente affezionata a Como anche per motivi personali, da piccola avevo i nonni che abitavano da queste parti, quindi ho passato gran parte della mia infanzia, posso dire, conoscere abbastanza bene il territorio, io ho tanti bei ricordi. Però la bellezza fine a se stessa non basta, se non si dà un valore a questa bellezza, se non si dà passione, se non si dà entusiasmo a sostenere tutta questa bellezza. E quindi è un'occasione sprecata, perché penso che 4 anni, ormai siamo nell'ultimo anno di mandato, i contatti avuti con questa amministrazione si riducano a un paio di incontri con l'attuale assessore alla cultura e qualche incontro, diciamo, fugace in occasione di inaugurazione di momenti comunque istituzionali dove è impossibile confrontarsi su idee, su progetti. A fronte di sindaci, di assessori alla cultura di vari colori, non di una parte politica in particolare, che almeno una volta alla settimana o 2 volte al mese mi chiamano, mi raccontano, mi propongono, chiedono il sostegno alla regione, e noi non rispondiamo non ci sono soldi, come diceva benissimo Claudio, ormai il ritornello continuo, diciamo valutiamo, se possiamo facciamo, altrimenti, ma sempre lasciando aperta una porta, lasciando una certa speranza. Mentre questa frase me la sento ripetere spesso dal ministro Franceschini. Una volta ci rimasi pure male, perché ci eravamo incontrati una volta a Roma, una volta a Milano, avevo dei miei progetti in cantiere che pensavo di poter condividere a costo zero per il ministero, non ho avuto neanche il tempo di raccontarli, e la risposta è stata no, non voglio sapere niente, perché tanto non ho soldi, non chiedermi niente, non ho soldi. E questo purtroppo è l'approccio dell'attuale ministro alla cultura, col quale devo dire non ho un rapporto conflittuale, ma non c'è rapporto, nel senso che quando da una parte si tenta di proporre, di coinvolgere l'abbonamento musei, per me è stata una delle soddisfazioni e uno dei principali obiettivi che ho raggiunto in questi 4 anni, un successo incredibile, un numero costante di essere vendute in tutta la Lombardia, in tutti i territori, in tutte le città, un fermento culturale veramente che non pensavamo sarebbe stato così
significativo quando abbiamo deciso di intraprendere questo esperimento dell'abbonamento musei in Regione Lombardia. Ecco, di fronte a queste iniziative e a queste proposte, è dovuto non sentirsi supportati dal Ministero della Cultura, che dovrebbe invece aiutare le regioni, aiutare i territori, aiutare i comuni, e invece ci sentiamo molto abbandonati da questo punto di vista. E allora non abbiamo mai voluto fare lo stesso errore nei confronti delle nostre comunità e dei nostri comuni. Ci sono iniziative che sono maturate insieme, che abbiamo portato avanti insieme, le risorse poche, tante, questo non ovvio, se avessimo più risorse potremmo fare molto di più, ma come diceva giustamente Claudio, a volte con poco si riesce a fare molto. L'abbonamento musei vuol dire è stato un grande investimento, per cui se non avessi avuto la bacchetta magica dell'assessore della Baglia non avrei potuto neanche iniziare quella strada. Però adesso i risultati arrivano e ne siamo tutti soddisfatti. Altre iniziative, è bastato poco, ma è bastata la fiducia. Secondo me, quando più istituzioni si mettono insieme, si confrontano, si siedono intorno a un tavolo, si sta litigando senza pregiudizi di appartenenze politiche, ma solo per il bene e la valorizzazione del territorio, tanti risultati si riescono a raggiungere anche in poco tempo. Ho visto teatri riaprire dopo tanti anni di chiusura, abbiamo riaperto musei che erano chiusi da oltre 20 anni, dal Museo Cogliati a Sacromonte di Varese, al Museo di Salò, tante realtà che veramente da 10-15 anni erano rimaste chiuse o non abbastanza valorizzate, le abbiamo riportate alla luce. Non sono serviti grandi investimenti, però anche l'oculatezza da parte nostra nel trovare, diciamo, le forme di sostegno a queste iniziative. Ovvio che se so che in un determinato momento storico i teatri fanno fatica, i musei fanno fatica, ci sono delle realtà in difficoltà, cerco di sostenere attraverso i bandi quei progetti, nel senso quell'ambito progettuale, e la capacità di queste realtà poi di presentarsi, perché non tutti poi hanno la capacità di presentare i progetti sulle nostre linee di finanziamento, sui nostri bandi, quindi la capacità e lo sforzo che ho visto è stato veramente significativo da parte anche di piccoli comuni che sappiamo come facciano, come abbiamo difficoltà a sopravvivere in questo momento. Fare il sindaco oggi veramente ci vuole tanto coraggio anche per chi si candida, è una sfida importantissima ma di grande soddisfazione proprio perché le risorse sono quelle che sono. Ma la capacità dimostrata da tante realtà è stata proprio quella di riuscire ad accedere a finanziamenti regionali, quindi il fatto di mettere a disposizione anche poco, ma quel poco poi dà origine a qualcosa di più grande, quel qualcosa di più grande che nel corso degli anni cresce, aumenta il numero dei visitatori, che sia un museo o che sia un teatro, in questo caso di abbonati, si capisce che c'è un circolo virtuoso e si è innescato un meccanismo positivo. Quando invece si investe in quella cultura autoreferenziale, chiusa, per cui il pubblico serve solo a mettere i soldi, però poi è meglio che la regione non si interessi, è meglio che facciamo tutto noi, perché poi magari dopo l'assessore viene all'inaugurazione da Bastiglia, perché anche questo l'ho constatato con altri comuni, che la regione serve per dare il contributo, però poi se non si fa più vedere è meglio, perché così qualcun altro si prende i meriti. Voi immaginate che difficoltà in caso di vittoria qua a Como avrei da interagire con lei. Pronto Cristina, scusa, abbiamo bisogno di una cosa. No, aspetta, vediamoci. Insomma, sarebbe credo un po' meglio, no, rispetto a mandarsi la lettera in carta bollata e poi non venire all'appuntamento, come invece facevano questi qua. Finalmente riceverei messaggi telefonate da Como, cose di questi anni. Qui sono mancate molte telefonate, molti contatti, quindi magari veramente fare un grandissimo lavoro insieme, proprio perché c'è una comune passione e la voglia di fare. Venendo alla domanda cosa farei con più risorse, agirei su tanti fronti. L'altro giorno ho fatto un'intervista su questo tema perché abbiamo presentato il nuovo bando per il sostegno alle produzioni cinematografiche. Il cinema è un ambito che ci interessa molto perché è strategico,
perché l'ambito del cinema e dell'audiovisivo in generale in Lombardia rappresenta un settore di punta che ancora non solo tiene ma che genera un indotto economico importante per i nostri territori, e soprattutto perché al di là dell'indotto che le produzioni cinematografiche portano sui nostri territori, anche a volte grandi produzioni americane piuttosto che indiane, piuttosto che da altri paesi, si innesca quell'altro processo positivo che è quello del cineturismo. Quante volte abbiamo visto che una fiction televisiva, un film, ha portato poi migliaia e milioni di turisti in quella località che magari fino a quel momento nessuno conosceva se non in pochi, e in quel determinato ambito, in quel determinato ambito territoriale. Quindi, venendo alla domanda che mi fece anche un giornalista qualche giorno fa, sicuramente investiremo molto di più nel cinema e nell'audiovisivo, anche perché abbiamo delle professionalità ineccepibili. Se pensiamo anche a tutto il settore della post-produzione, del doppiaggio, delle scuole di formazione che altre regioni ci invidiano sempre in questo ambito. E poi, ripeto, basta guardarsi intorno per capire quanto questo territorio può essere attrattivo per la cinematografia, per tutto quel mondo che ha bisogno di location, di paesaggi, di luoghi da valorizzare. Quindi, per quanto abbiamo fatto molto finora e vediamo che la Lombardia Film Commission, che è l'ente, la partecipata di Regione Lombardia che assiste le produzioni cinematografiche da tutto il mondo, ha dei numeri importanti ma che potrebbero lievitare, duplicarsi, triplicarsi. Se già oggi assistiamo come Lombardia Film Commission circa 200 produzioni cinematografiche all'anno, e sono numeri importanti, immaginiamo quanto potremmo generare come indotto, perché poi sono troupe che vengono sui nostri territori. Nei nostri bandi ovviamente mettiamo come requisito che si avvalgano di maestranze del territorio, che vengano tutti da fuori, poi se ne ritornino da dove sono tornati senza lasciare traccia, e tutto un indotto ovviamente che genera il trasferimento di una grande produzione cinematografica sul territorio. Quindi quello, se quest'anno abbiamo fatto il bando a fatica, 2 anni fa, da 1,5 milioni, quest'anno da 730.000 euro, perché quello avevamo nel bilancio del 2017, sicuramente qualche milione in più su quel fronte porterebbe altrettanti milioni in più, anche perché è stato stimato che per un euro investito in questo ambito almeno 3-4 euro derivano come indotto in linea generale. Sui giovani, sui giovani artisti, ma che producono cultura ovviamente, torniamo al discorso della cultura che alimenta la cultura, che genera cultura e che genera indotto. Le produzioni teatrali, quest'anno abbiamo introdotto una nuova linea di finanziamento nell'ambito del sostegno ai teatri per le giovani compagnie che, si sa, fanno fame, come dicono spesso loro, ma se riescono ad azzeccare delle produzioni che poi hanno la possibilità di circuitare non solo nella regione ma in altre regioni, in tutta Italia, come è successo con il nostro ultimo bando per il laboratorio per lo spettacolo dal vivo, ecco che anche lì non è più un teatro con poche persone che vanno a vedere spettacoli di nicchia e che piacciono solo magari a chi li produce, ma la Lombardia ha dimostrato di essere regione leader anche dal punto di vista teatrale, con produzioni che stanno girando in tutta Italia e che anche altre regioni ci invidiano. Ma perché questo? Perché è un tessuto sano quello dei teatri, è un tessuto sano quello delle imprese culturali creative, dove siamo la terza regione in Europa come numero di occupati e di imprese nel settore, nell'ampio settore delle cosiddette imprese culturali e creative, e questo è un altro ambito in cui sicuramente investirei più risorse sulle nuove start-up culturali. Questo lo stiamo facendo con i fondi anche lì che abbiamo a disposizione, però vedo che negli ultimi anni i numeri anche qui dimostrano che siamo regione leader. Il più grande obiettivo, il più grande sogno sarebbe che un giorno, ma perché vedo che non è un sogno realizzare, non è un'utopia, perché vedo che già qualcosa si sta muovendo, che la Lombardia non venga sempre identificata come motore economico, qual è, ma anche come motore culturale.
Perché basta vedere i numeri, abbiamo tutto. Abbiamo primato nell'editoria, nella musica, nello spettacolo. Siamo la regione dove si leggono più libri, dove si stampano più libri, dove si vendono più libri. La regione leader come numero di siti riconosciuti dall'UNESCO, 9 più il patrimonio immateriale della letteratura, e qualcuno ancora rimane di stucco quando si sente, quando diciamo e ripetiamo che fino alla noia sia io che il presidente Maroni, che la Lombardia è la regione con un alto numero di siti tutelati dall'UNESCO. A volte ci si sente dire: ma non è la Sicilia, non è la Toscana, no, è la Lombardia. E se tutto va bene, a luglio dovremmo ottenere il 10° riconoscimento, che è rappresentato dalle mura della Serenissima Repubblica di Venezia a Bergamo, quindi diciamo la città fortificata di Bergamo, che è capofila, ma che comprende 3 regioni italiane: la Lombardia, il Veneto, il Friuli, Croazia e Montenegro, quindi anche una candidatura di peso, e a luglio dovrebbe arrivare questa, speriamo di annunciamo l'invito a questa. All'anno, ovvio che poi si parte con, proprio perché della maglia ci tiene a stecchetto nei primi mesi dell'anno, e quindi io all'assestamento di luglio ci dobbiamo accontentare, nel mio caso, di circa 16 milioni di euro. Poi solitamente con l'assestamento di bilancio a luglio, e in questo devo dire veramente grazie a Garavaglia, siamo riusciti ad incrementare un po' di più le risorse. Certo, non sono numeri esorbitanti, ma ci hanno permesso davvero di fare tante cose. Ma ripeto, perché? Perché abbiamo intrapreso azioni mirate, andando a sostenere, non andando, dando contributi a pioggia per far contenti tutti, e quando poi spesso non si fa contento nessuno, ma avendo una visione di dove andare a allocare le risorse. Ripetimi un po' il budget è, diciamo, sui 16 milioni di euro, più l'assestamento si arriva a volte. Allora, Cristina è riuscita a far andare avanti la cultura di una regione con 16 milioni di euro. Vi ricordo che i nostri vicini di Lugano, per il loro museo LAC, hanno speso 225 milioni. Chiaro? Cioè, questo dovrebbe forse piantarvisi un attimo nella testa di dire: quando c'è uno Stato che decide che è strategico investire nella cultura per quella città che rischiava di perdere altre fonti di sostentamento derivanti quindi dal sistema bancario offshore e così via, allora dice: benissimo, cosa bisogna fare? Beh, in quel posto lì è giusto farci cultura, è giusto farci arte. Ci faccio un museo, e ci ha messo 225 milioni. Chiaro, no? Così almeno capiamo le proporzioni, perché altrimenti ci sfugge di che stiamo parlando, di cosa vuol dire le possibilità di uno Stato. E attenzione, la Svizzera è ricco come Stato, senza dubbio, ma è piccolo. Non è che stiamo parlando degli Stati Uniti o della Cina o qualcosa del genere. È uno Stato sicuramente dove i cittadini sono ricchi, perché c'è un alto reddito pro capite, ma lo Stato è piccolino, eppure per una delle sue città ha deciso di metterci 285 milioni per fare un museo. Noi qui, e tra parentesi scusa, approfitto che dicevi che rappresentante di Mademark, che questi matti che hanno pensato da tempo sull'idea di fare museo nella Casa del Fascio, noi qui riusciremo a fregarli perché ce l'abbiamo già. Abbiamo, cioè, invece di prendere, distruggere lungo l'acqua e costruirlo da Palparo e così via, noi ce l'abbiamo già ed è più bello. Basterebbe semplicemente avere la volontà di farlo e avere appunto un comune che decidesse di fare delle cose per la città, non stare seduto e aspettare che non solo le nostre tramonti il sole e ritorni la mattina il giorno dopo, no?
per strada alle 6, che è veramente... Comunque io veramente ringrazio tantissimo Cristina, perché spero che sia chiaro che tipo di lavoraccio sta facendo, spero che sia chiaro i miracoli che fa con dei budget che sono oggettivamente ridotti per quello che è un territorio come la Regione Lombardia. Deve essere giusto solo la buona gestione della nostra regione e la buona volontà dei cittadini lombardi per riuscire a stare a galla in questa maniera. Insomma, io mi piacerebbe veramente che questi che cianciano dell'Italia come c'è la spesa senza controllo, la spesa senza controllo normalmente si dice, benissimo, questa spesa senza controllo si sostanzia che lei fa tutto con 16 milioni e in Svizzera fanno un singolo museo con 225. Giusto per capire, però quella non è spesa pubblica, no? Ovviamente lì in Svizzera senza controllo, no, quelli sono soldi che non si sa, arrivano dal cielo. Infatti ci vorrebbe un grafico di Rubino che per capire bene, scusa, lui è uno bravo che fa i grafici, per capire le assurdità con cui ci raccontano le cose, no? Spesa brutta cattiva se la fa lei, dall'altra parte invece sono investimenti. Non si capisce, c'è un problema di nomenclatura, però su tutte queste questi input che gli abbiamo dato, adesso io sono proprio curioso di sentire che cosa ci racconta Alberto, che è, oltre, vabbè, lo conoscete tutti, oltre a essere un grandissimo economista, un grandissimo divulgatore, un grandissimo mi verrebbe da dire pedagogo, non lo so, cioè per come spiega le cose, è un uomo di profondissima cultura e penso che chiunque si legga anche solo un singolo suo post già capisce di che livello stiamo parlando, perché troviamo collegamenti con Dostoevsky, troviamo collegamenti con Flaubert, troviamo qualsiasi cosa che serva per aprirci quei piccoli sportellini che magari abbiamo chiusi in testa fino al giorno prima, aspettando che ci fosse uno che ce li apra, in modo tale da capire un pochettino meglio. E poi oltretutto, anche se meno conosciuta questa sua attività, al di là di chi lo segue, è anche un eccellente clavicembalista e che va a cercare insieme con il suo gruppo musica nascosta e musica dimenticata, ma bellissima. Quindi niente di meglio che una persona del genere, che aggiungo, qualora ci deste la possibilità di governare questa città, un altro che, come vedete, non è che ci metto tanto tempo a chiamarlo, e che quindi se avessimo bisogno di qualche consiglio, di qualche opinione o cose di questo tipo, c'è, perché è una persona molto generosa e disponibile. Da quel lato, vedete, cioè, capite un po' anche delle differenze, no, di scenario che voi potreste vedere rispetto al nulla che avete visto, no? È una nuova città dove l'economia potrebbe suggerircela Alberto, dove con la regione si lavorerebbe giornalmente a contatto di gomito, cioè tutta un'altra cosa, tutto un altro discorso, e questo spetta a voi. Però questo spetta a voi l'11, quindi preparate, quantomeno per i residenti, la penna, fateci la punta per tutti i giorni che mancano, che poi ci ragioniamo. Per stasera abbiamo qui Alberto Bagnai e quindi gli cedo volentieri la parola. Grazie per questa cortese presentazione, per questa accoglienza alla meravigliosa cornice che ci ospita. E effettivamente, quando Claudio mi ha chiamato, dice: che fai il 26? Vengo. Così è stato abbastanza senza particolari esitazioni, insomma. Perché, e devo dire che ne è valsa la pena. Per esempio, mi è successa una cosa che non mi aspettavo mai mi sarebbe potuta succedere in vita mia. Poco prima Claudio ha detto che io sono paziente. Non è vero, non fidatevi,
non prendetelo sul serio, perché questo potrebbe avere delle conseguenze letali. Qualcuno ride perché evidentemente ci è passato. A proposito, io avrei voluto sbloccare su Twitter quelli che ho bloccato, però purtroppo mi si è scaricata la batteria del cellulare. Non vi avvicinate neanche a me, perché mi dimenticherò chi siete. Chi non è sui social non sa cosa ho detto, e chi c'è sa che cosa ho detto. E, sì, nel mio blog, diciamo così, cerco di far capire che sono una persona di cultura, che ha fatto la scuola italiana quando esisteva, sbatto molto in faccia, ostento molto la mia conoscenza di alcune lingue europee, millanto la conoscenza di alcune lingue antiche, metto musica piuttosto complessa, spiego anche che cosa significa, però tutto questo ha fondamentalmente una funzione pedagogica e anche legata al mio temperamento agonistico, che poi è lo stesso di Claudio. A noi piacciono le sfide impossibili e credo su questo che ci siamo incontrati ormai 5 anni fa. Chi è l'essere vivente, perché non credo che si possa definire umano, più ottuso, con il quale nella nostra vita quotidiana abbiamo a che fare? È indubbiamente quello che io chiamo il piddino, che non è necessariamente un iscritto al piddino. Essere iscritti al PD è una condizione sufficiente, ma non necessaria per essere piddini. Ci sono piddini anche in Forza Italia, magari anche nella Lega, non lo so, esclusi i presenti ovviamente. Il piddino è fondamentalmente l'uomo che sa di sapere. È l'uomo antisocratico. Noi ci ricordiamo da un passato remoto, da qualche scoria di cultura che hanno cercato di appiccicare a quelli di noi che sono brizzolati, canuti o calvi, quindi non a dei giovinastri che vedo lì tipo in terza fila, quelli la cultura non sono passati attraverso una scuola disgregata, completamente sfasciata, sfilacciata, sono tenuti addosso le scorie, il bagaglio della loro ignoranza totalmente intatto, passando attraverso il sistema educativo. Noi vecchietti ci ricordiamo che Socrate era uno che si faceva delle domande, il piddino fondamentalmente è quello che si dà delle risposte. E questa è la grande differenza, si sono divisi il lavoro. È un po' difficile darsi delle risposte senza essersi fatti delle domande, quindi queste risposte sono in realtà delle risposte che uno trova in giro. Il piddino è un uomo che ha il coraggio delle idee altrui e l'Europa è l'idea altrui per eccellenza, perché non solo non è l'idea del povero fesso che avete davanti, non solo non è l'idea del cialtrone che scrive l'articolo che lui legge sui giornali, non solo non è l'idea del politico delinquente, criminale, traditore che lui vota, ma non è neanche l'idea degli europei in senso lato, è un'idea strettamente americana quella di Europa. È un'idea che nasce al tempo della Guerra Fredda, con certe finalità e che nasce con un certo imprinting culturale. E questo non è un dettaglio, assolutamente no. Allora, e poi ci torno, adesso rimaniamo al piddino, a questa creatura che noi rispettiamo, come rispettiamo tutte le forme biologiche. Certo, prima mi sono mangiato un lavarello, prendendo su di me la immensa responsabilità, mi perdonerà Giulia Innocenzi se vede mai questo filmato, di decidere che nella catena alimentare io ero un pochino sopra di lui. È andata così, lui non ha avuto nulla da obiettare. Ma il pittino è difficile da affrontare, capite? E allora io ci ho provato, cioè far ragionare un pittino. E allora questa grande ostentazione di cultura, che cosa serviva? Ma l'ha spiegato molto bene Claudio. Cosa pensano di essere le persone di sinistra? Pensano di essere colte, che è un errore drammatico, perché se poco poco avete un po' di padronanza con qualcosa, non so, magari sapete di pittura o sapete di musica, sapete di... andate a grattare la superficie del piddino e sotto c'è il nulla. Però il piddino non ammetterà mai di essere un ignorante, quindi se voi gli sparate una pagina di Proust in francese, lui deve far finta di sapere quello che c'è scritto e non lo sa, e a quel punto tu già l'hai messo in soggezione. Dopodiché, se volete, leggiamo anche Proust. Solo per dirvi che ci sono diverse strategie didattiche. La didattica è naturalmente seduzione, tu devi portare uno dalla parte tua, lo devi ducere, no? A te.
E si può fare in tanti modi. Lui lo fa con le martellate, io lo faccio con Proust, insomma, ha funzionato, ma insomma, ogni tanto nel blog abbiamo, dove, insomma, nelle interazioni che ho con il mio pubblico, si registrano delle conversioni. È sempre molto interessante vedere quelli che vengono a te e ti dicono: ah, io una volta ero. E questa è una cosa bellissima. Aiutare delle persone a evolvere è meraviglioso. Aiutare le persone a aprire gli occhi, dopodiché per il resto della loro vita ti malediranno, perché capiranno che siamo in una trappola. Ora, questa trappola ha alcune caratteristiche sulle quali vorrei attirare la vostra attenzione, che si sposano un po' con quello che abbiamo sentito qui finora. Sentite, noi siamo immersi in un progetto che non è nostro, se non nella misura in cui in qualche modo evoca precedenti tentativi egemonici di potere sul continente europeo, ma in questo caso non è nostro perché viene dagli Stati Uniti, ed è un progetto che sta diventando un progetto coloniale. Affinché un progetto coloniale funzioni, occorre una cosa molto semplice: occorre stabilire una gerarchia di culture e occorre distruggere l'identità culturale dei colonizzati, che siamo noi. Questo bisogna che voi vi attrezziate a vederlo e che vi attrezziate a reagire. I 16 milioni di euro spesi dall'assessore Cappellini sono 16 milioni benedetti se vi danno l'orgoglio di essere lombardi e italiani, perché solo così potete attrezzarvi a resistere. Dovete pensare che voi valete qualcosa e che il vostro territorio vale qualcosa, perché altrimenti non lo difenderete, non sarete proprio culturali. Perché mentre Claudio parlava, io leggevo i pensieri, c'erano tutti i fumetti sopra le vostre teste. E lui diceva, parlava della Svizzera, e io vedevo dei fumetti, ma loro sono svizzeri, noi siamo tutti corrotti. Lui parlava della spesa, vedevo dei fumetti, ma lo Stato è ladro, bisogna, perché il dipendente pubblico è il mio nemico, io pago le tasse per mantenere un fannullone. Parlava del fatto che lui si reca da nord a sud e vedevo quello col fumetto Terum, cioè, perché anche questo esiste. Dai, diciamolo, chi era quello che pensava Terum da quelle parti? Ho visto il fumetto, confessatelo. Liberatevi, come dissi a Fassina in una nota trasmissione televisiva: Stefano, non puoi continuare a ripetere queste scemenze, liberati, sentirei meglio. Non lo ha fatto e non si sente meglio. Sempre quest'aria un po', questo nodo della camicia sempre approssimativo, questa camicia sempre come se avesse lottato con un, non so, con Mike Tyson. Cioè, dai, stirati su, vabbè, allora, e confessate di essere intrappolati in un meccanismo di distruzione della vostra identità e un meccanismo che fomenta guerre fra poveri. La guerra fra poveri è la guerra del piccolo imprenditore contro lo Stato ladro, è la guerra del nord contro il sud, è la guerra del vecchio contro il giovane. Mi sono fatta tutta una lista qua di guerre fra poveri, fa un po' vedere? Più o meno le ho dette tutte. È la distruzione della solidarietà, che una volta era un valore de sinistra insieme alla cultura, perché, ahimè, dove abito io dicono così, e che adesso in realtà mi sembra sia un po' scomparsa dall'orizzonte, soprattutto se vogliamo intenderla nel senso di difesa dell'interesse nazionale, che è una cosa che esiste. L'interesse di una nazione esiste. Cos'è una nazione? È una comunità di individui che si riconoscono delle affinità, si danno delle leggi, che in qualche modo stabiliscono dei poteri costituiti. Tutto questo viene spazzato via in questo momento da istituzioni sovraordinate, rispetto alle quali, come vi ha fatto molto opportunamente riflettere Claudio, non abbiamo alcun potere di controllo. Qual è il meccanismo attraverso il quale noi abbiamo permesso che la democrazia venisse usurpata e che noi venissimo governati prima a casa nostra e poi a Bruxelles da istituzioni prive di legittimità e di controllo democratico?
Cioè, quando è che abbiamo deciso che dove costruire un ospedale, dove costruire una scuola, dove costruire un museo, dove riparare una strada, dove riparare un viadotto, fosse deciso sostanzialmente da una banca centrale che aveva il rubinetto e poteva chiuderlo quando voleva senza alcun controllo democratico? Lo abbiamo deciso in Italia nel 1981 col divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia, lo abbiamo poi ratificato aderendo a Maastricht, ma quale meccanismo ci è stato proposto anche dai miei colleghi, Padani peraltro, della Bocconi, perché noi accettassimo questo? Ci è stato proposto il meccanismo che noi ce lo meritavamo perché noi non valevamo niente. Ce lo veniva sempre a dire qualcuno che se la credeva molto e noi ci credevamo. Basta, basta. Dobbiamo ricominciare da noi, non da io però, da noi. E questo è un po' più complicato. Questo è un po' più complicato, ma ha molto a che vedere con la cultura, ha molto a che vedere con l'arte, ha molto a che vedere con l'identità. Guardate, l'episodio di quello sprovveduto, penso che si possa dire, del ministro Franceschini, che ha affidato dei musei a delle persone che avevano qualifiche inferiori a quelle di un italiano, seguendo una procedura che, se la seguissi io, per decidere se mettere 29 o 30 o anche 19, io metto, devo dire da bastardo notoriamente, a un mio studente, cioè a porte chiuse in esame orale, il giorno dopo sarei in procura, no? Uno dei motivi per i quali noi, diciamo, succedono cose di questo tipo è ovviamente l'altra caratteristica del Pidino, che è molto colto ma è anche molto esterofilo. Qualsiasi altra cultura, qualsiasi, va bene tranne che la nostra, qualsiasi altra nazionalità va bene tranne che la nostra. Allora io mi sono cibato con i miei confratelli di sinistra, qualsiasi film iraniano a zero, kazako, eccetera, eccetera, e poi dopo, insomma, la fine che sta facendo il cinema in Italia, prima abbiamo avuto delle... Ma io, se un giapponese si diverte a vedere il teatro giapponese, ne sono lieto per lui. Qual è il problema? È così bella la varietà del mondo. Noi possiamo ancora andare in tanti posti a questo mondo dove si mangiano cose che noi non avremmo mai mangiato se non ci fossimo andati, si parlano lingue che non capiamo, si vedono cose che non capiamo e se vogliamo possiamo fare uno sforzo, altrimenti no. È bello così però. Vogliamo un'unica melassa? E questa melassa chi la imporrebbe? Il più forte. Li vedete quanto sono belli i più forti in questo momento, no? Che bella vita che fanno. Ah no, normalmente sono anche belli, ben nutriti di solito. Ecco, allora, l'episodio del Franceschini è rivelatore di questo provincialismo, di questa esterofilia perdente, di questa... di questa sfiducia degli italiani in se stessi che distrugge ciò che di più prezioso hanno ereditato dal passato, perché poi pare che, insomma, non è che i musei gestiti da questi signori fossero sempre, diciamo così, insomma, ci sono... Oggi Tommaso Montanari, un amico di Claudio Borghi, lamentava, uno dei tanti che ha incontrato in televisione e ti ha detto delle fregnacce, ma non è il suo campo, il tuo, quindi insomma... No, ma era meglio di tanti altri. Si può essere indulgenti perché ho già detto delle cose molto pregnanti su questo tema, ma vedete, voi vi state accorgendo oggi che succede questa cosa perché c'erano di mezzo dei grandi musei. Vogliamo parlare, per esempio, della musica, no? Allora, prima è stato evocato, non so, il fatto che io sono anche un musicista. Dunque, la musica funziona così. Verso gli anni 60, tedeschi e olandesi riscoprono il patrimonio musicale antico. Cioè, fino allora, diciamo, si andava ad ascoltare prevalentemente Beethoven, al massimo Bach. Se ci si accorge, si riscopre Vivaldi, diciamo, diventa, non che lo si fosse mai completamente ignorato, diventa, no, tutto il campo della musica barocca. Quella musica è nostra. Perché il primo tempo di una sonata è un allegro e non è funny, o così, è un largo e non è wide?
perché la musica nasce in Italia, il linguaggio della musica nasce in Italia, le forme musicali più importanti, l'opera con Monteverdi, l'oratorio con Carissimi, la sonata con Corelli, il concerto con Vivaldi, l'opera buffa con Pergolesi, nascono in Italia. Noi abbiamo dato al mondo l'alfabeto della musica, quando in particolare in uno dei momenti più floridi della storia musicale, che è quello che va grosso modo dalla metà del Cinquecento, da Palestrina fino a Domenico Scarlatti, poi dopo il testimone passa agli austriaci, cioè a Mozart, non ai tedeschi, va bene? Ecco, d'accordo? Ai musicisti classici, quindi perché? Perché? Perché ha ragione l'assessore a ricordare che la Lombardia è anche un motore culturale oltre ad essere un motore economico, guarda caso il carburante dell'arte sono i soldi, la moneta, la ricchezza. D'accordo? Non vi fidate di queste pregnacce che vi raccontano dell'artista romantico geniale che nella soffitta fa la grande opera. Sì, sarà anche successo, ognuno di noi ha in mente i suoi esempi, ma normalmente dietro l'arte ci sono dei mecenati e degli artisti che si lamentano perché non ricevono abbastanza soldi, come chiunque abbia letto la corrispondenza di Bach sa benissimo, d'accordo? E allora l'asse culturale europeo bascula da sud a nord, perché un po' dopo il basculamento dell'asse politico, che ci riduce oggi a essere una futura colonia felice della Germania, ma non entro in questo. Torno agli anni 60-70, noi andavamo lì a studiare, io no, però tutti i miei coetanei che poi hanno deciso di fare i musicisti. E abbiamo creato una generazione di musicisti che incidono con le più grandi case discografiche, che vanno nei più grandi teatri del mondo, e penso ai vari, insomma, non so se voi siete avete mai sentito parlare, non so, Rinaldo Alessandrini, Paolo Pandolfo, Antonini, il Giardino Armonico, vabbè, anyway. Questo fa parte, non vi sto trattando da PD, è roba che esiste, insomma, però insomma, siamo capiti. Cioè, gente brava. Dove va la gente brava? Ma brava forte a lavorare? In Giappone? In Germania? Qualche giorno fa ero a Varese per fare un concerto, forse anche a me è arrivato qualche briciola di quei 16 milioni di euro, agli organizzatori del concerto è arrivata al Festival Musica Sibri, ero a Gavirate con una cantante di Varese che adesso sta a Gießen in Germania perché in Italia non può lavorare, no? Ecco, noi questo concerto l'abbiamo messo su per andare a farlo in Germania. Cioè, la nostra musica, fatta dai nostri musicisti, ha mercato solo all'estero. Io sono stato in Polonia, sono stato in festival in Francia, in Polonia, adesso sono in Germania, in Austria. Qui, zero. Quindi questa storia dei direttori dei musei tedeschi o stranieri, nel campo musicale l'abbiamo già vissuta. Noi non abbiamo solo Giotto, Raffaello, eccetera, eccetera. Abbiamo anche Monteverdi, Vivaldi, Corelli e via dicendo. Li eseguiamo bene, ma se vogliamo farlo dobbiamo andare all'estero. Ora, per esempio, un festival musicale crea un indotto. Esempio, ho preso la macchinina, giù a Roma, ho caricato il clavicembalo, mi sono fatto tutta l'autostrada, ogni tanto ho fatto benzina, qualche volta anche in Lombardia. Sono arrivato a Varese, sono sceso, ho preso un caffè al bar di Varese, poi dopo sono andato su alla rasa, ho provato con la Francesca, poi sono sceso, siamo andati al ristorante, abbiamo pagato il conto, no? Questo è l'indotto famoso della cultura. Sono venute ad ascoltarci 100 persone che magari si sono fermate lì, questo è l'indotto. È una cosa inutile? Sì, indubbiamente. Sarebbe stato molto meglio essere, non so, su una catena di montaggio a produrre tante frese. Per fare cosa? Non lo so. Se vogliamo vivere come automi, come bestie che producono macchine per fare macchine, che fanno macchine, che producono macchine, può anche servire a qualcosa. Questo è il famoso mito della produttività totale. Ma forse se ci è stata data un'anima più o meno immortale, a seconda dei casi, in alcuni casi c'è da curarsi di no, ma insomma, vabbè. Forse anche la cultura fa parte
dei beni che dovremmo, come oggi si suol dire, ogni tanto consumare. Invece tutto questo ci viene tolto, e ci viene tolto in base al famoso ragionamento del non ci sono soldi, o in base al famoso ragionamento della retorica del rinunciare al superfluo, che è un ragionamento che fa acqua per i motivi che ha appunto illustrato Claudio. Ma soprattutto quello che preoccupa me, vedete, non è tanto l'aspetto economico, sul quale poi purtroppo qualcosa mi toccherà dire, visto che nonostante i miei desideri sono riuscito a diventare famoso come economista e non come musicista. Però io vorrei tornare sull'aspetto dell'identità. Insomma, scusate, prima sono stati nominati nell'ambito di una simpatica querela fra Como e Lecco. Scusate, non volevo ricordarlo, insomma, non volevo riscaldare gli animi. Prima sono stati nominati Promessi Sposi. Allora, qualche giorno fa, su un giornale ultra piddino, è apparsa anche la dirompente proposta di eliminare i Promessi Sposi dai programmi scolastici. Ora io voglio dire, sì, va bene tutto, allora che facciamo? Trasformiamo il liceo, diciamo, secondo il modello così anglosassone, dove praticamente tu al liceo puoi fare fisica nucleare, falegnameria, ok, su ghiaccio, soprattutto se sei a Siracusa, poniamo, che può sempre servire perché lì le occasioni di praticarlo non mancano, 7 lingue male, ovviamente, nessuna lingua classica, e poi ovviamente forse un po' di matematica. Boh, cioè io ho sempre visto la profonda pochezza culturale delle persone, anche geniali, in settori tecnici specifici, che ci trovavamo di fronte all'università. Guardate che questa è una cosa abbastanza desolante da constatare in questo momento. La distruzione del nostro sistema culturale educativo e di valorizzazione del nostro patrimonio artistico sta avendo un impatto devastante sull'identità del nostro paese e quindi sulla sua capacità di reazione, di creare degli anticorpi al progetto nel quale è immerso. Prima ho visto anche un altro fumetto. Quando Claudio mi ha dato il milione, no? Sì, vabbè, ma quelli non sono soldi, è solo un pezzo di carta. Guardate, qui c'è un problema che va capito, ed è che con il crollo del sistema monetario che gli americani avevano graziosamente imposto, da vincitori, come era peraltro tranquillamente a loro buon diritto fare, al resto del mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale, basato sull'aggancio del dollaro all'oro, con il crollo di quel sistema, vi ricordate quando è crollato? 61. Giorno? 15 agosto. Grande! Qualcuno legge i miei libri? Vai! Ti sblocco! Se ti ho bloccato ti sblocco! Ed è della Lega. Questo è l'unico leghista che non è ignorante, mi sembra evidente, ma in realtà lui è del PD, perché se sa le cose è del PD, perché quelli del PD sanno e fanno cose che voi uomini non avreste mai immaginato, e tipo nominare direttore di un importante museo il primo pirla che passa per strada dopo un'interview che di 5 minuti su Skype a porte chiuse, spettacolare, ma accantoniamo questo. Dopo il crollo, con il crollo di quella cosa lì, finisce una cosa piuttosto importante, che è l'idea che la moneta sia una merce, che deriva il suo valore dalla scarsità. D'accordo? Cioè noi abbiamo ancora tatuata in testa questa idea che il soldo è il pezzettino di oro che vale perché luccica e perché è poco, è estratto dai 7 nani con grande sudore della fronte, dalle viscere della terra. Quella è la ricchezza. Però, scusate, se la ricchezza fosse quella, gli uomini di Neanderthal sarebbero stati un po' meno belli forse, ma molto più ricchi di noi, perché erano di meno, l'avevano tutta lì,
Ora, l'uomo di Neanderthal, con tutto il rispetto, al di là del prognatismo accentuato, insomma, che riscontriamo anche nel PD, però a me sembra un po', faceva una vita un po' da sfigato. E perché? Cosa mancava? L'oro c'era, il petrolio, quanto ne vuoi, mancava la capacità di trasformazione, la manufattura. Lo vedete questo che è il famoso pollice opponibile? Che anche qui il PD non sempre ha. Ecco, questo è fare con le mani, d'accordo? È il lavoro che crea il valore. Il valore economico è il lavoro. Pensare che il valore sia il lavoro è molto diverso dal pensare che il valore sia la scarsità. Vi rendete conto che sono due filosofie completamente diverse? Attenzione, valore, lavoro, moneta. Se il valore è il lavoro, da cosa deriva il valore della moneta? Dal fatto che tu hai bisogno della moneta di un paese dove il lavoro è di buona qualità e che fa delle cose che vuoi comprare. Scusate, prima come funzionava? Se uno voleva un bene italiano, comprava le lire e la lira saliva o scendeva, si adeguava comunque. Adesso che cosa succede? Immaginatevi il simpatico mondo dove il valore è determinato dalla scarsità. Nel simpatico mondo dove il valore è determinato dalla scarsità, chi si è messo in saccoccia i soldi se li tiene lì, e se gli altri non lavorano lui è più contento. Perché? Perché lui i soldi li ha. Se l'economia non gira, i prezzi non salgono, non riparte il circuito monetario, non c'è neanche quella minima inflazione, e sulla morte degli altri, nel mondo dell'economia dove il valore è determinato dalla scarsità, il ricco, che è sempre più ricco, manterrà il potere d'acquisto del suo denaro scarso. Questo è il mondo che hanno in mente quelli che magari sentite chiamare neoliberisti o europeisti. Questo è il mondo che hanno in mente loro. E infatti l'euro cos'è? L'euro è una caricatura di oro, dove la scarsità da cosa è data? È data dal fatto che la BCE stringe il rubinetto. Questo è. Fine. Se fosse una messa suonerei il campanellino, perché così almeno state attenti sul punto, perché qui proprio tendere l'orecchio su quello che sta venendo detto, perché niente è più importante. Parola del guru. Allora, noi ci scherziamo un po' sopra, perché all'inizio dire queste cose in realtà all'inizio non le dicevo, la prendevo molto più a livello basso, perché, o alto, insomma, perché c'erano i piddini, insomma, qua siamo fra amici e posso dirvi quello che penso. E se noi entrassimo nell'ordine di idee che invece il valore della moneta non è dato dalla scarsità, ma da quanto un paese prospera, e quindi da quanto sangue circola nelle sue vene, e quindi da quanta energia il paese ha, da quanto investe nelle migliori risorse che ha a disposizione, da quanto investe nelle sue eccellenze, e in Italia ci sono eccellenze certo artistiche, ma ci sono anche eccellenze tecniche, industriali, la meccanica, anche in tanti campi innovativi. Se entriamo in questo campo, allora la prospettiva cambia radicalmente. Perché vedete, quello che è stato evocato prima dall'assessore Cappellini, cioè il fatto che con un euro speso in certi settori tu ne fai tre o quattro, guardate che gli economisti questo lo sanno attraverso i loro studi, come lo sa l'assessore Cappellini attraverso la sua esperienza sul campo e presumo anche i suoi studi. Però c'è un problema. Quando devono fare un discorso politico, gli economisti se lo dimenticano. Allora, io ho un problema con la mia professione e ho avuto l'opportunità, devo dire sorprendentemente grazie a Luigi Zingales, di poterlo esternare nel Sole 24 Ore e di poter dire alla mia professione: amici, perché regolarmente vi dimenticate le cose che sapevamo tutti? Allora, fra le cose che sapevamo tutti c'era anche che l'euro era come la corazzata Potemkin, una cagata pazzesca. Questo lo sapevamo tutti.
20 minuti da qui. Vabbè, torno tra 20 minuti. Questo vi trovate, sta online, non siete, non so, penso senza paywall, potete andare a vederlo, l'articolo in cui nomino verbatim tutti quelli importantissimi, solo tre, no? Che avevano detto, non scelgo tre. Che sarebbe finita male, come sta finendo. E gli economisti sanno anche che un euro di spesa pubblica, soprattutto in condizioni di recessione, genera più di un euro di reddito, due, un e mezzo, tre, a seconda delle circostanze, a seconda ovviamente di come viene speso. Non è che tutta la spesa è buona, e se uno dice che il governo deve intervenire, non sta facendo un elogio dello spreco. È tanto inutile che, lo so che cercate di riacchiapparli i fumetti, ma io lo vedo che ve lo pensate. Ma è così, è normale che ve lo pensiate. E io in questo mese, oltre alla prestigiosa apparizione sul Sole 24 Ore, che penso che sarà come l'apparizione della cometa di Halley, insomma, se ne riparla tra 75 anni, e io ci sarò, non so se ci sarà il Sole 24 Ore, ma io ci sarò, lo dico, l'ho detto scherzosamente, e ci tengo anche a sottolineare che la redazione e il direttore sono stati molto corretti e anche molto sportivi, perché io onestamente quando attacco qualcuno sono abbastanza insopportabile, quindi diciamo il farmi pubblicare, far pubblicare un articolo è stato un gesto di grande eleganza che ho molto apprezzato. Quindi questo era uno scherzo, fra 75 anni io non ci sarò, il Sole 24 Ore ci sarà, 75 più 55, 130, sì. Vabbè, potrei esserci, mi impegno, oggi ho mangiato leggero, solo pesci, e di lago proprio. Oltre a questa cosa ho scritto anche su Micromega, che ritenevo fosse una roccaforte di quelli che sanno di sapere, poi improvvisamente li ho circondati da solo, e si sono arresi. E che ci ho scritto là dentro? Ci ho scritto un'altra banalità sulla quale però noi non riflettiamo mai, e questa banalità sulla quale non riflettiamo mai, a sinistra nessuno se la ricorda, perché l'ha detta quel fascista di Antonio Gramsci, no? Gramsci, la lacrimuccia, poi tutti leggono i giornali come se fossero la Bibbia, senza rendersi conto del fatto più banale del mondo, cioè che i giornali sono dei padroni, dove il padrone non è l'imprenditore piccolo, medio, medio grande, X, dei quali vedo anche alcuni esemplari in sala. Cioè un giornale costa una rete televisiva parecchio, tanto, ci vogliono dietro grandi concentrazioni di potere finanziario. E in ogni caso, grandi o piccole che siano, sono poteri interessati a che cosa? Molto legittimamente ad aumentare i profitti, certo non ad aumentare i salari. Mi sembra assolutamente evidente che un capitalista voglia aumentare il suo reddito, no? E quindi voi non potete legittimamente aspettarvi, a meno che non siate il signor Goldman e la signora Sachs, o il signor Salomon e la signora Brothers, non so, ecco. A meno che non siate un'enorme banca, molto difficilmente potreste, o non siate un rentier che ha non il milione che adesso poi restituisco all'assessore, ma parecchi milioni da parte, non potete aspettarvi che queste persone parlino nel vostro interesse. Cioè io ho avuto appunto uno scambio nel quale giustamente il direttore del Sole mi ha fatto notare che il Sole ha una sua linea editoriale e va benissimo, d'accordo, però diciamolo non solo in privato, diciamolo anche in pubblico, ci sono delle linee editoriali, sarebbe elegante, e è stato elegante, dare voce anche a posizioni diverse, ma di norma in regola noi non ci possiamo aspettare di essere informati correttamente. Allora è ovvio che quel fumetto che ho visto, no, la spesa pubblica brutto, terrone improduttivo lì, che è partito da quella parte, che avete cercato di riacchiappare, ve l'hanno microchippato, non sono idee vostre. Cioè voi, se ascoltate il vostro assessore, lo capite che quello che ha detto è giusto, lo capite che lei con un euro ne fa tre in questa regione, con un euro speso in questa regione ne fa tre. Ora adesso voglio stupirvi con effetti speciali.
ho letto un meraviglioso articolo che, se mi assiste la batteria, adesso vi citerò, anche perché ne vale veramente la pena, e devo questa cosa al mio amico Claudio, che è stato molto ingiusto con uno studioso che noi abbiamo sottovalutato, così come io ho sottovalutato la presbiopia. Allora, no, e infatti sono andato a cercare tutt'altro, Mara Stone, no? No, grazie. Dunque, vediamo un po' dove che sta. Arrivo, eh? Se vuoi te lo cerco io, se mi dici cosa cercare. Ma no, ma perché questo non sta manco su Scholar, va a fare tanto il ganzo, però poi non è su Scholar. Ma chi è? Marattina? No, zitto, no, non dire queste parolacce, è un altro. Cerchiamolo con così. No, perché se cercate Bagnai, allora, se cercate, attenzione, Bagni, viene fuori di tutto. Sulla utilità della spesa pubblica nella zona euro, così si chiama questa cosa, che è stata pubblicata sul Journal of Social Economics del 2011, quindi recente. Siamo alla frontiera della ricerca. Questo articolo studia gli effetti della spesa pubblica sul consumo privato e gli investimenti nell'Unione Europea. I nostri risultati dimostrano che uno shock alla spesa pubblica, e quindi un aumento della spesa pubblica, influisce positivamente sul consumo e investimento privato. Secondo i nostri studi, una crescita della spesa pubblica produce un impatto dello 0,24% sul consumo privato, 0,41% sugli investimenti. Gli effetti sono notevoli, svaniscono lentamente, e se poi si fa una disaggregazione fra spesa per salari pubblici e spesa pubblica di altro tipo, si scopre che la spesa per salari pubblici ha gli effetti più benefici sugli investimenti privati. Beh, Luigi Marattin. È lui? È lui o non è lui? È lui, certo che è lui. Cioè, Querelin. Un gentile collega, d'accordo? Che lo si può dire perché è un dato di fatto, se non erro è comunque un... Però attenzione, lui subito parte con c'è il fardello del debito pubblico. Attenzione, e adesso arrivo al fardello del debito pubblico, che è, se non erro, non so se è una posizione formale anche di consulente. Sì, consulenze di Palazzo Chigi. Del consulente del nostro governo. Il nostro governo ultimamente non mi sembra un governo molto disposto a riconoscere il ruolo positivo della spesa pubblica sull'economia. Sta sempre lì ad aspettare le lezioncine dei bancarottieri seriali di Bruxelles sul fare i tagli. Se avesse questo atteggiamento di capire che la spesa pubblica è efficace per far ripartire l'economia di un paese, direbbe ai brussellesi: scusate, fatevi i cavoletti vostri, che noi qua risolviamo il nostro problema. Invece no. Allora, il discorso politico è in un modo, il discorso scientifico in un altro. Questo dal mio punto di vista è molto difficile da accettare in termini di deontologia professionale. Cioè, non posso pensare che uno che sa e dimostra su riviste scientifiche ciò che è, ovvero che il ruolo dello Stato è importante in situazioni di crisi economica, e lo dimostra fra l'altro non per nobiltà d'animo o per qualche... ce l'avrà anche, non gliela nego, ma la dimostra per fare carriera, perché se su un giornale di questo tipo dice una scemenza, non te la pubblicano, e se non pubblichi non vai avanti, no? Quindi da una parte, per fare la pagnotta in accademia, dici la verità, dall'altra, per fare un altro tipo di percorso, non la applichi. Questo per me è devastante. Io non riesco a confrontarmi con degli avversari politici che ragionano così. Scusate, vorrei anche spiegarvi un po' il perché di questa miracolosa moltiplicazione per tre. Immaginatelo con la medicina. Cioè, immaginate un medico che da una parte scrive su una rivista che questa malattia si cura con la tal medicina, e arriva il malato e gliene dà un'altra. Sì,
il paragone è calzante. Che cosa, che come lo interpretiamo? Cioè, che cosa gli facciamo? Ecco, questi pseudoeconomisti così stanno facendo con le nostre vite, vedete un po' voi. Io, se parlo della crisi, tendo a parlare troppo. Prendo 4 minuti, così alle 10:30 vi lascio liberi, e voglio solo darvi una... perché so benissimo che non posso in 40 minuti scrostare dalle menti 40 anni di propaganda autorazzista che ha cercato di convincervi che siete delle merde, che lo Stato italiano non funziona, che lo Stato spende troppo. C'è un perché nella scelta di questi messaggi. Sono messaggi subdoli, sono messaggi che hanno una loro efficacia. Guardate, il motivo principale per il quale durante una crisi la spesa pubblica è necessaria sta emergendo ed è emerso molto bene anche nel DEF, nell'ultimo documento di economia e finanza, dove il ministro Padoan, lellero, ci ha confessato che l'austerità di Monti ha fatto 200 miliardi di danno all'economia italiana, riducendo il reddito. Sono le stesse stime che i lettori del mio blog se ne ricorderanno, io avevo fatto nel 2014, parlando del costo di Monti. Se voi cercate Bagnai il costo di Monti, vi trovate il post e trovate le stime. Perché succede questo? C'è un modo molto elegante per dirlo, perché noi siamo eleganti. Frizioni finanziarie. Che vuol dire questo? Vuol dire una cosa molto semplice, che qui poco fa un amico che mi portava, appunto, ha sperimentato, e molti hanno sperimentato. Quando c'è una crisi finanziaria, stranissimamente, le banche non fanno credito, no? Ma va là, no? Cioè, volatilità, paura, panico, chi ha i soldi se li tiene non li presta. Ci siamo su questo? Allora, in quella circostanza, l'unico modo per iniettare veramente moneta nell'economia è che lo Stato la spenda direttamente. Se lo Stato stampa, come direbbe l'amico Oscar, il dottor Oscar, dei soldi e li mette in mano a un operaio che tappa le buche che sono a Viale della Moschea sotto casa mia, dove prima o poi si ammazzerà qualcuno, ecco, se lo Stato lo fa prima che si ammazzi qualcuno, che danno fa? Riparte l'inflazione? No, un operaio mangia, un portantino e un medico e un becchino si occuperanno di altre cose, tanto tutti dobbiamo morire, non è necessario seppellire 2 persone in un giorno, d'accordo? Perché lì la situazione di Roma voi non avete idea di che cos'è in questo momento. E non sto parlando di 5 stelle, mica 5 stelle, è una situazione di degrado che nessuno può arrestare per circostanze oggettive, per questa famosa logica del non ci sono i soldi. Quando c'è una crisi finanziaria, l'unico modo per immettere nel corpo dell'economia quel sangue che è il denaro è la spesa pubblica, altrimenti è anemia e morte. Questo è il motivo per il quale poi un euro ne fa 3, perché circola. Il valore aggiunto viene creato e viene scambiato, la moneta passa di mano e alla fine dell'anno la somma del valore che è stato creato è la somma di tutti questi scambi. Allora, qui sono 2 volte in conflitto di interessi, perché come dipendente pubblico vi sto dicendo che gli stipendi pubblici, se alzati, favoriscono gli investimenti. E qual è il nesso? Anche qui, no? Noi abbiamo di fronte il pensiero magico, abbiamo gli sciamani. Dopodomani avremo lo sciamano Scalfari che su Repubblica pontificherà, passando da Napoleone alle memorie di Adriano, dal fronte orientale della seconda guerra mondiale alle guerre puniche, e farà questo meraviglioso affresco che serve solo a dimostrare, esattamente come faccio io nel blog, che lui sa, e però poi dopo non c'è niente sotto. Il nesso fra immettere denaro nell'economia, per esempio alzandomi lo stipendio, è un'idea che do al ministro Fedeli laddove fosse in ascolto, e gli investimenti e la voglia di investire, è molto semplice. Io non conosco nessun imprenditore che produca per il piacere di produrre, per mettere in magazzino.
è l'aspettativa di domanda, cioè sapere che il tuo prodotto verrà comprato, che ti esorta a fare investimenti, a mettere su altre linee di produzione. Questo è il legame. E gli imprenditori in qualche modo questo lo sanno, perché questo poi è nei risultati. E quindi due volte il conflitto di interessi. Prima perché come dipendente pubblico desidererei l'aumento, avendo anche gli stipendi bloccati da alcuni anni, avendoci già perso il 10% in termini reali. 9? Sì, forse il mio 7, non lo so, però il 10% ho perso quello. E il 10% ovviamente solo per effetto dell'inflazione accumulata, cioè ovviamente non teniamo conto della progressione di carriera, perché lì me lo disse un giorno Giuseppe Travaglini, quanto avrei preso oggi se lo stipendio non fosse stato bloccato, e ho capito che preferivo non saperlo e l'ho dimenticato subito. Si chiama rimozione psicanalitica. E doppiamente il conflitto di interessi, perché esorto la regione Lombardia a spendere qualche altro milione in più per festival musicali, così almeno magari riesco anche a suonare a San Maurizio a Milano, e così sarà finalmente tutti gli amici di Milano che non sono venuti fino a Varese, cosa per il quale li ho cancellati dall'agenda in attesa di cancellarli definitivamente, potranno insomma assistere dal cimitero monumentale a un concerto del qui presente. Io spero che vi sia stato utile quello che vi ho detto, e se vi ha interessato, se l'avete trovato interessante e volete approfondire qualche passaggio, ci sono due libri e una cosa tipo 1500 post di un blog che oggettivamente oggi secondo me per chi ci arriva è totalmente illeggibile. Però ogni tanto c'è anche qualcuno che dice: ma sono arrivato qui alcuni mesi fa non avendo seguito la storia dall'inizio e ho capito. Quindi evidentemente si capisce anche quando non si capisce. La verità deve avere un suo valore estetico che, indipendentemente dai contenuti, depiddinizza chi si avvicina. Vi ringrazio per l'attenzione. Senza problemi, siamo fra amici, quindi avrete qualche dubbio. Qualcosa dice: ma io sono del parere che però la spesa, ma il debito pubblico, ma il... cioè, ce l'abbiamo, no? Sicuramente qualche dubbietto latente. Cos'è che ci ferma? Perché? Perché siamo finiti qua? Cosa, come ne usciamo? Ma io una cosa molto semplice, rifacendomi a quello che appunto adesso in conclusione il professor Bagnai sul discorso dello stampare in denaro, ma mi sembra che potrebbe essere la situazione che è stata vissuta in Giappone con un certo tipo di risultato, e al contrario quello che sta succedendo in Grecia, che non per niente è uno dei più grandi successi del professor Monti. E proprio quello che riguarda l'assessore per la cultura, molti miei amici che sono venuti per l'Expo a Milano hanno trovato molto affascinante, molto bello quello che c'era in Piazza Garibaldi, che c'era quella specie di rotatoria dove giravano tutte le immagini d'Italia, era quella specie di costruzione dove c'era dentro tutte queste immagini che giravano. Ecco, non lo so, però è una cosa molto interessante, secondo me piaceva molto perché proprio era immediato, no? Se magari una cosa itinerante per la Lombardia, non so se può essere... A me spesso girano tante cose, effettivamente, quindi potrebbe essere un'idea, effettivamente partire con... No, ti ringrazio per il suggerimento. Poi adesso faccio rispondere anche Alberto. Da parte mia direi che hai centrato il problema. Da una parte abbiamo uno che stampa come fosse un domani, anche se odio la parola stampare, perché in realtà dà un'idea
anche in questo caso diversa rispetto a quello che è la realtà, no? Dall'altra parte abbiamo una banca centrale che immette denaro a profusione e dove quando c'è un terremoto e ce ne sono tanti, dove quando c'è uno tsunami e ce ne sono tanti, lo Stato interviene e non si crea niente di strano, si rimette in circolo denaro creando qualcosa utile per i cittadini e si ripara quello che la natura ha distrutto. Mi piacerebbe andare da un ministero giapponese a parlargli delle paratie di pomo, ecco. Cioè, dall'altra parte, non so se avete presente, no? Ondata di 30 metri che distrugge, no? Fino a 200 km nell'entroterra, finisce, si contano i morti, si piange, si capisce dove si è sbagliato, dopodiché arrivano tutti gli operai che c'è bisogno di avere, si ricostruisce, no? Ecco. Dall'altra parte c'è il razionamento, invece, vale a dire l'amara medicina per... Vi ricordate come è partita la Grecia, no? È partita con l'accusa, inferior stabat lupus, com'è? No, inferior stabat agnus, l'accusa di aver truccato i bilanci, come se all'Unione Europea dei bilanci della Grecia potesse fottere qualcosa. Cioè non è che hai truccato i miei di bilanci o che io ti prestavo qualcosa o cose così, poi hai truccato i tuoi di bilanci. Non si sa poi se era vero o meno, in realtà era molto meno vero. Comunque, partendo da quel discorso, istantaneamente è partita la punizione divina, vale a dire io, banca centrale, io sommo sacerdote, non garantisco più il tuo debito. Se io non garantisco più il tuo debito, tu sei morto. E allora a quel punto dico, vuoi salvarti? Ecco cosa devi fare. Tac, 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 tutta una bella serie di cose che erano ovviamente nell'interesse del cittadino greco. Si è visto il risultato. Il risultato è stato una distruzione della ricchezza della Grecia pari a quella di un conflitto armato. Questo è stato quello che hanno fatto con il razionamento. Ma c'era bisogno di razionare? No, c'era bisogno di rientrare da crediti. Ma rientrare da crediti, già che c'erano, l'hanno fatto in questa bella maniera, così io faccio vedere quello che può succedere a qualcuno se contrasta il desiderio del sommo sacerdote. Ecco, noi siamo tornati ai Fenici, noi siamo tornati, passati dalla democrazia che ha avuto il suo sangue, ha avuto le sue battaglie, ha avuto i suoi martiri, no? Per riuscire ad arrivare a dare ai cittadini la possibilità di poter esprimere il proprio volere, e questo negli stati, ma anche nelle comunità, ma anche nelle città. Il sindaco una volta aveva una sua autonomia, la regione aveva una sua autonomia molto più forte. Era relativamente interessante ascoltare che cosa mi dicesse uno a Bruxelles. Poteva essere carino per fare, non so, un festival, Giochi senza frontiere, com'è che quelle belle cose lì. Insomma, che ci divertivano, no, a me piaceva Giochi senza frontiere, no? Così. Ma non è che sì, hanno tolto i Giochi senza frontiere ed è cominciato invece la frontiera senza giochi, no? E questo purtroppo ce l'abbiamo sotto gli occhi. Cioè, se veramente il fatto di gestire uno Stato secondo i bisogni della comunità portasse alla distruzione, in questo momento appunto il Giappone sarebbero già morti da lungo tempo. Invece la disoccupazione, e poi scusate, anche lì il Giappone mi viene utile perché si innesta su un altro dei miti, no? Le macchine ci portano via il lavoro, i robot, ci sono i robot e quindi è evidente che tu devi essere disoccupato, no? Perché ci sono i robot. Ora, in Giappone, secondo me, non è che non ci sono i robot, probabilmente ce ne sono un po' di più che qua,
com'è che lì la disoccupazione è il 3% e qui il 15%? Uno dovrebbe pensarci. Che non hanno il macigno del debito pubblico. Ah no, ecco, potrebbero non avere il macigno del debito pubblico. A quel punto uno dice, ma caspita, non hanno il macigno del debito pubblico, guardi e fa, ma cacchiarola, hanno il doppio del debito pubblico che abbiamo noi. Guardi, all'orizzonte non è il Fujiyama, ma è il debito pubblico. Esatto. E qui interviene poi il passaggio successivo, ma loro sono il Giappone. No, aspetta, no, è più complicato, Ma noi abbiamo la mafia, credo. E loro no. Noi siamo vecchi. Noi siamo una nazione vecchia, no? E loro... Poi, no, no. Ma probabilmente però loro hanno tanti immigrati che gli pagano le pensioni. Sì, penso di sì. Credo che ne siano immigrati 3 l'anno scorso in Giappone, sono quelli che hanno fatto entrare per sbaglio, che si sono dati una mano di giallo per confondersi, no? Ma credo che siano entrati solo quelli. Ma... Però loro sono dentro un'unione. Scusa, vai. No, per dirla tutta, che poi è strano perché il Giappone è sul canale di Sicilia, no? Certo. Che questa è un'altra cosa che va. Ma assolutamente. Ma credo, se non erro, il Giappone. Cioè, la geografia anche, io voglio dire, perché hanno distrutto le elementari? Ecco, così non sapete più neanche la geografia. Non la sa. Ci possono dire di tutto. Questo è il problema. Guardate che io ho avuto una fortuna enorme, scusami Claudio se tanto... No, ma tanto siamo qua apposta, ecco, per... E mi scusi soprattutto l'assessore perché in due stiamo lottando. Io ho avuto la fortuna di capitare a Pescara in un piccolo dipartimento interdisciplinare dove c'erano economisti, pochi, geografi e storici. È stata un'esperienza di arricchimento culturale, per esempio. Il Giappone, se uno pensa al Giappone pensa alle bolle immobiliari, cioè quelle situazioni nella quale un'economia malata investe troppo nel settore immobiliare, come è successo per esempio ultimamente in Spagna o in Irlanda, i motivi sono tanti. Vi voglio solo far notare una cosa, questo i geografi lo vedono nel paesaggio, esiste anche questo, si può studiare in tanti modi un fenomeno. E questa storia che ci dicono che le cose succedono in un posto e poi succedono in un altro, non potrebbero dircela se noi sapessimo dove sono i posti, banalmente. Tutto qui, scusa. No, ma invece va benissimo, però andiamo avanti, scusa, su questo... Perché in Giappone stanno meglio? Cioè, capisci, non è il Giappone. Considerando come i giapponesi si sono comportati a Nanchino, direi che hanno qualcosa di tedesco dentro, ecco, questo lasciamo a chi ha studiato anche la storia, così almeno si può. Forse è per quello, forse devi avere una naturale propensione verso l'eccidio altrui, ovviamente, non so, io non credo però che sia così, perché adesso sono molto più tranquilli, per motivi altresì... Vabbè, insomma. C'è anche no. Godzilla che gli esce. Cioè, secondo, esatto. Secondo me, se qua Godzilla uscisse dal lago ogni tanto, no? E incendiasse un po' di roba e tornasse dentro, andremmo meglio. Quindi, infatti, probabilmente per loro è merito di Godzilla. Però può essere che il Giappone è così perché ha vinto la guerra. No, aspetta. Quindi hanno la mafia, hanno perso la guerra, hanno il debito pubblico. Sono vecchi. Hanno le macchine. Producono tecnologia, macchine, cose di questo tipo, un po' come noi. Ma, cioè, mettiamoli in parallelo da una parte all'altra e vediamo che diamine si potrebbe fare, no? No, invece noi abbiamo, nei giri che sto facendo, settimana scorsa ero a Iesi e Civitanova Marche. La commissaria cittadina della Lega di Civitanova, bellissima ragazza peraltro, abita in una roulotte, ma non perché sia una rom, perché è terremotata. Vale a dire, casa sua è venuta giù con l'ultimo terremoto, hanno portato le persone, chi negli hotel, chi nelle roulotte sulla costa, e adesso li stanno cacciando via nel silenzio generalizzato perché inizia la stagione turistica.
E quindi finché era inverno tu potevi stare nell'albergo, adesso l'albergo serve al turista o al migrante, quindi fuori dalle balle con dei sistemi, vi posso assicurare, assai poco umani, cioè ci sono famiglie che, perché sono con numeri diversi, quindi Bianchi Giuseppina al 2 e Bianchi Erminia al 3, e quindi dicono i pari da una parte e i dispari dall'altra, vengono spostati man mano in zone provvisorie da una parte, dall'altra, dall'altra. E c'è stato un terremoto che in Giappone probabilmente lo utilizzerebbero come idromassaggio, cioè non... ma da noi mancano i soldi. Perché da noi mancano i soldi e in Giappone invece ci sono per ricostruire cose molto molto peggio? Perché qualche testa di cazzo di nostro governante li ha dati a un altro. Quindi la possibilità di gestire il nostro denaro in questo momento non è in Italia, ma è in casa di uno che è nostro concorrente. Ce lo mettiamo in testa, la Germania è nostro concorrente. Ogni macchina che viene prodotta in Germania non è una macchina che viene prodotta in Italia e viceversa. Quindi se io sono il tuo concorrente, il mio interesse è azzerarti. E se io ho la possibilità di azzerarti, lo faccio. Questa è l'unica differenza fra me e il Giappone. Questa cosa dovrebbe far ragionare i nostri cittadini e i nostri governanti dicendo che abbiamo un problemuccio. Il tedesco che funziona, è il tedesco che... Grazie. Quindi noi abbiamo un piccolo problema. È anche abbastanza pressante, quindi quando uno fa un discorso sull'economia o cose di questo tipo dovrebbe partire da questo concetto, poi volendo andiamo a vedere i dettagli. Invece noi qui stiamo parlando dei dettagli e le basi invece vengono dimenticate, quindi benvengano queste serate, noi siamo qua proprio a cercare di scavare queste cose perché sono la base. E voi avete il compito di andarlo a diffondere anche in giro, insomma, queste basi. E meno male che lui trasmette in diretta, lui trasmetterà su YouTube e almeno qualcuno, dato che ci sarà il video di questa serata, quando non sapete bene che cosa fare, avete un amico che dice che arriva, ve la vuol raccontare come in realtà noi andiamo male perché siamo pigri, perché siamo corrotti, perché chissà che cosa, che già io a uno che viene da un lombardo, un milanese, a un comasco, a dirgli guarda che sei in crisi perché non hai voglia di lavorare, direi di dare un ceffone proprio subito in partenza, perché se c'è una regione al mondo che ha sempre dimostrato di aver voglia di lavorare è sta qua. Forse gli fate vedere il video e vedete, ma pensaci un po', o quantomeno la pensi diversamente, argomentamelo. No, argomentamelo se puoi, perché se no altrimenti non andiamo a casa più. Io veramente ci tengo su queste cose e attenzione, rimettere i soldi in circolo lo puoi fare in tante maniere, la più efficace è attraverso la spesa in infrastrutture diretta, cioè lo Stato appunto mette direttamente in circolo il denaro con spesa diretta pubblica. Perché, scusate, ve lo dico perché io mentre lui parlava invece ho visto anche dei fumetti vostri, perché uno dice è più efficace la spesa sul dipendente pubblico rispetto a quella sul dipendente privato? È per un motivo semplice, che il dipendente privato lo paga l'imprenditore e non ha la possibilità di stampare denaro. Il dipendente pubblico invece lo paga lo Stato, che ha questa possibilità e quindi non ha un vincolo di bilancio tale per cui se io pago di più i miei imprenditori, i miei lavoratori, allora vado male. Cosa sta facendo il Giappone, che ha capito tutto invece di questa cosa? Abe continua a chiamare i suoi amministratori delegati delle loro società enormi che hanno lì e gli dice dovete alzare i salari, dice io ho fatto la mia parte. Cioè io ho messo di mio per riuscire a mettere in circolo denaro, adesso che voi state facendo profitti record non fate i cretini e cercare di tenervi quello. Vogliamo fare bene il nostro mestiere? Aumentate i salari anche ai vostri lavoratori e vedete l'ISIS
No, aumentate i salari anche ai vostri lavoratori e vedete che andrà meglio ancora, perché quello che tu in questo momento alzi al tuo lavoratore sarà poi il cliente di domani, ecco, mettiamola così, no? E alla fine tutti ne verremo fuori. Vai. Ma secondo lei quanti sanno che siamo in una crisi da diritto privato e non pubblico? Ah. L'ho capito con lui. Ma scusi, 3 anni fa mi sono trovato a scontrarmi con un dirigente, nemmeno un pezzo piccolo, della Deutsche Bank, quando io ho detto, ma scusa, ma... Conosco vagamente quella ditta. Guardate, siamo in una crisi, da diritto privato. Questo mi ha guardato come se io arrivassi da Marte. Diritto privato, e lì ho chiuso io la serranza del problema, ok? Mi sembra che manchi già la base. Ma, scusate... Qui si torna al solito punto, cioè, vedete, allora, il vostro mondo è una loro rappresentazione. Quello che voi sapete di quello che succede in giro è quello che si vuole che sappiate. Guardate che io continuamente faccio notare che i documenti della BCE che arrivano con parole estremamente limpide, già nel 2011, che anche in Grecia la spesa pubblica e il debito pubblico non c'entravano nulla con la crisi, che la crisi era confinata alla finanza privata. Che vuol dire? Vuol dire alle banche che avevano prestato troppo, prestato a chi non se lo meritava, cioè le banche non avevano fatto bene il loro lavoro. E per questo non c'è bisogno di corruzione, di tutte queste cose qua, no, perché hanno prestato troppo, perché era politico allora, perché... no, non c'è bisogno di questo. Basta semplicemente riflettere sul fatto che i mercati falliscono. Una banca è fatta di persone alle quali vengono assegnati dei budget, cioè degli obiettivi di credito erogato o di prodotti finanziari da collocare, no? E si ragiona così, vendendo immondizia al pensionato, salvo poi espropriargliela e farlo impiccare, dando soldi a chi magari non sa esattamente cosa farci, semplicemente perché la situazione è questa e devi acquisire una quota di mercato rispetto a un concorrente. Questo è quello che è successo. L'euro ha avuto effetti potentemente distorsivi. Sappiamo perché. Ha avuto 2 tipi di effetti distorsivi. Il primo effetto distorsivo è stato quello di dare a paesi del sud una parvenza di credibilità, perché si pensava che avendo una moneta forte diventasse forte anche la loro economia, che è abbastanza come pensare che i nostri figli vengano più dritti se negli zaini gli mettiamo 30 kg di libri, che è quello che peraltro facciamo, dove non c'è scritto nulla, ma insomma questo è un altro discorso. Non è così, il peso ti schiaccia, vale per la moneta, vale per i voti. E questo è stato il primo effetto distorsivo, è quello di regalare a dei paesi che fino a poco prima avevano avuto tassi di interessi alti, tassi di interessi bassi, una grande euforia. I soldi costavano poco, quando una cosa costa poco la si spreca. In termini monetari che vuol dire? Vuol dire che se il tasso di interesse scende tanto, ci si indebita molto facilmente, le banche fanno credito. La crisi è nata lì, le crisi nascono lì, non c'è una singola crisi, credo, negli ultimi 30 anni, comprese quelle dei paesi emergenti, dove abbia avuto un ruolo preminente la finanza pubblica. Ma allora perché ve lo dicono? Chi ve lo dice? I giornali dei banchieri. Cioè voi volete che i giornali dei banchieri, delle grandi concentrazioni di potere economico finanziario, facciano un giorno appare un titolo su 6 colonne: scusate, è colpa nostra, venite con i forconi sotto indirizzo. Cioè, ma non è possibile questo, no? Non funziona così. Quindi lei non si deve stupire se il dirigente tizio, poi è anche abbastanza normale che chi è più, diciamo, tanto moriremo tutti, morirà anche il dirigente tizio, se non è già morto, insomma,
è un appuntamento che ci aspetta tutti, forse non è lieto ricordarlo in questa meravigliosa serata primaverile, ma insomma voglio dire, non importa quanto uno è alto o in basso, tutti quella fine facciamo, nel frattempo però chi è un pochino più in alto pensa di avere qualcosa da difendere, quindi un pochino più conservatore, un pochino più conformista, un pochino più ottuso, un pochino più biddino, però lei guardi il lato positivo, perché Dio è con noi, perché anche lui odia gli imbecilli, cioè l'ottusità conservatrice di queste persone che si alimentano solo leggendo giornali scritti dai loro nemici di classe, perché questo sono, rischia di essere a un certo punto un buon ascensore sociale, mettiamola così, cioè qualche cosa si rivolterà. Quindi io so che è frustrante per chi va lì e dice scusa, il debito pubblico italiano dal 2000 al 2007 era sceso di 7 punti, quello privato era aumentato di 7, ah ma no, ma questi sono i dati dei bagnai. No, questi dati vengono, beh, adesso non c'ho tempo, allora, i dati sono questi, allora no, ma lo so che è frustrante. Ma io vi esorto a lasciare gli imbecilli a sguazzare nella loro imbecillità. Non si può combattere casa per casa così. Cioè basta, va, anche basta. Perché io vi voglio far presente una cosa, un dato estremamente semplice. Con tutto il rispetto per chi non ha capito perché non ci arriva e con tutto il rispetto per chi non ha capito perché non ci vuole arrivare, dopo 10 anni di crisi devastante come questa, non farsi una domanda significa essere soprattutto privi di umanità. E io non ho nessuna voglia di spendermi per andare a portare una parola di verità, di conforto, un dato, un numero, uno strumento di analisi a una persona che in primo luogo non è umana. Io sono stanco di questo e mi dispiace doverlo dire. La morte della solidarietà, la morte della vera politica è dovuta a questo, a questi atteggiamenti, a questo egoismo, a questa ottusità, a questa incapacità di immedesimarsi con il prossimo, che è accoppiata sempre a una smisurata incapacità di immedesimarsi nel distante, no? Ci avete mai fatto caso? Ma quanti riconosciamo che adottano un bimbo a distanza che poi non sono in grado di guardare negli occhi il disoccupato che incontrano all'angolo della strada? Si possono fare tutte e due le cose, eh? Quale cosa non viene fatta? Non viene guardato negli occhi il prossimo da queste persone? E io sono stanco di queste persone. Non mi fa piacere che vengano portate alla mia attenzione. Sono quella parte di umanità fetente che c'è in ogni epoca storica in proporzioni variabili e adesso è fatta di questi qua, dei conformisti, di quelli che leggono i tre più importanti quotidiani italiani. Ecco, che da lì si abbeverano. Basta. Cioè io si altereranno degli equilibri, la televisione potrà dire altre cose, le dirà e lei vedrà che il dirigente di Deutsche Bank cambierà idea. Quelli ha visto come sono andati, no? Nella seconda guerra mondiale, quello un italiano sa. Così sarà, basta. Voi siete venuti qua e vi siete fatti delle domande, probabilmente ve le eravate fatte prima. Guardate che siete tanti, ma a Como ce ne sono un po' di più. Non è che abbiamo parlato di una cosa che interessa solo noi, eh? Fatevi un po' le vostre proporzioni e capite quanto sarà difficile. E è proprio per questo però che non bisogna insistere su questa cosa delle appartenenze. Qui c'è da dare un segnale al nemico e il nemico dove è si sa. E quindi non ci sono colori. Questo vorrei dire ai simpatici amici, inclusi quelli che poi adesso non mi invitano più ai loro convegni de merda perché ho scritto la prefazione al Basta Euro di Claudio. No? Ci siamo? Ecco. Nel caso non fosse stato chiaro. Sottotitoli. Cioè, insomma, così è stato ripetuto con un filo più di sottolineatura, carattere 13 invece di 12. Dunque, volevo fare questa domanda. Se non sbaglio, qualche giorno fa un'agenzia di rating ha abbassato il rating di Hong Kong, che ha protestato. Pochi giorni, poco tempo prima c'è stato l'abbassamento del rating della Cina,
so come sia la situazione economica in Iran, come la Cina. So che le agenzie di rating sono molto discutibili nel modo in cui operano per aspettative, per scenari, per ipotesi. Allora, noi abbiamo anche visto in Italia, diciamo, il loro agire. La mia domanda è questa: visto che un radicale cambiamento di politica economica implicherebbe quasi certamente un attacco da parte delle agenzie di rating e comunque da tutta parte delle lobby finanziarie, economico-finanziarie che stanno la loro alle spalle, come si può pensare di difendersi da questo probabilissimo attacco da parte che abbiamo visto nel 2011 che, no, per esempio, portò lo spread a 500? Oh, vedi che come mi piace, no, sentire, cioè se si facessero dei dibattiti o anche degli incontri a porte chiuse dove si ragionasse di queste cose, sarebbe un pochettino meglio che riunirsi per discutere del Rosatellum, di tutto quello che stanno discutendo in questo momento, perché in questo momento il nostro Parlamento è intensamente occupato a decidere se il Rosatellum è meglio del Consultellum piuttosto che altre cose, no? Invece qui mi sta dicendo una cosa: nel momento stesso in cui noi dovessimo cominciare a fare le cose giuste, gli altri ci aggrediscono magari con un'operazione di tipo militare. Come mi difendo? Non è sbagliato, come tipo di ragionamento. La risposta normale è: la nostra forza è il fatto che noi produciamo cose, come ha detto prima il professor Bagnai, il valore della moneta è dato dal lavoro. Un attacco speculativo su che cosa si indirizza? Ti fa lavorare di meno? No. Cioè, se questi prendono e fanno, noi riprendiamo la lira, no? Il valore della lira. Però posso dire una cosa: io ho avuto un calo della libido da quando sono stati rimossi i direttori tedeschi dei musei, perché noi non siamo più credibili in Europa. Ecco. Però ho avuto anche un aumento della libidine. Esatto. Ma ragioniamo bene su cosa può succedere. Allora, ci fanno scendere tanto la moneta, no? Supponiamo così. Bene, ci fanno scendere tanto la moneta, succede che tipo i nostri prodotti diventano più convenienti? Siamo sicuri che un tedesco è tanto contento di farci scendere tanto la moneta? Perché a quel punto il loro grande attacco che cosa fa? Succede che un alfa improvvisamente, grazie al loro grande attacco, costa la metà della BMW. E non sono felici. E i tedeschi non sono cretini, perché hanno un forte collegamento fra l'impresa e la politica. C'è uno subito che gli tira la giacchetta dicendo: che cazzo stai facendo? Quindi difficile che l'attacco sulla discesa della moneta porti qualche risultato. Ci sono tanti esempi passati, cioè nel 92, quando a un certo punto noi, dopo aver resistito strenuamente incenerendo tutte le nostre riserve valutarie, ammazzando di tasse la gente, rubando i soldi dei conti correnti, no, pur di riuscire a tenere la posizione, vi ricordate Amato, no, Ciampi, tutti i padri della patria, e così via, la moneta scese e successe una cosa strana: cominciamo ad andare meglio. E cominciarono ad andare peggio le imprese tedesche, quindi non è che funziona molto bene. Lo spread funziona se hai la moneta di quell'altro. Vale a dire, io ho il mio debito pubblico a garanzia di tale debito non ha nulla. Questo vorrei che fosse abbastanza chiaro. Un debito della Fiat o il vostro mutuo, a garanzia del mutuo che voi avete, c'è la casa. Quindi se voi a un certo punto dite: io non ti pago il mutuo, la banca fa spallucce, manda un ufficiale giudiziario e ti prende la casa.
a garanzia del debito pubblico non c'è niente. Non è che se uno Stato non ti paga il debito pubblico allora gli dà un pezzo di Colosseo, eh? O vengono qua e dicono la strada è mia. Cioè non c'è nessun contratto che dice che a fronte di quello c'è qualcosa. Vogliamo, il debito pubblico ci spaventa, domani facciamo il bail-in del debito pubblico, diciamo che non paghiamo più niente, il debito diventa zero. Bisogna spiegarlo a chi ha i risparmi in titoli di Stato, però ho visto che lo fanno con massima indifferenza per le banche, perché questo è quello che sta succedendo, eh? Cioè chi ha i risparmi in banca a un certo punto gli dicono: sai cosa c'è di nuovo? Cazzi tuoi. E il debito della banca diminuisce improvvisamente, no? Sì, diminuisce il debito della banca, tant'è vero che la banca continua ad andare avanti. Il debito della banca diminuisce, ma diminuisce anche il mio risparmio, no? Ma pazienza, tanto sei tu, mica sono io. Questo è grosso modo il loro ragionamento. Se io esco dall'euro e quindi ridenomino il mio debito nella mia moneta, cosa posso fare? Cioè, il valore del mio debito è dato dalla capacità dello Stato di restituire quella somma, no? Se lo Stato invece di restituire 10.000 euro, che sono una moneta straniera e quindi deve procurarselo, quei 10.000 euro, e se li procura tassandoti, diventa, io devo restituire 10.000 fiorini, c'è possibilità che lo Stato non me li ripaghi? No, tant'è vero che lo spread esiste soltanto nella nostra fantasia malata europea, non c'è lo spread dell'Inghilterra. Quando l'Inghilterra ha votato a sorpresa per uscire dall'Unione Europea, no? con la Brexit, qualcuno ha sentito parlare di spread dell'Inghilterra? No, il massimo che gli può essere successo è che è sceso un po' la sterlina, che abbiamo detto che nel nostro caso ci farebbe bene. E a loro non ha fatto male. E a loro non ha fatto male. Ecco, cioè, quello che è successo dopo che l'Inghilterra ha votato per uscire dall'Unione Europea è stato che, è aumentata la spesa, è aumentato i consumi, è aumentata la produzione industriale, è diminuita la disoccupazione. È normale, scende la moneta, se è un paese produttore qualcosa di meglio ti succede. E questo è. Cosa succede? Arrivo. Perché a qualcuno va male? Beh, qualcuno va male perché magari è il Venezuela, perché magari sono stati strani dell'Africa o cose di questo tipo, dove non c'è nulla. Oppure il Venezuela dove c'è il petrolio. Se io sono il Venezuela e ho come ricchezza il petrolio, la ricchezza del mio Stato è data dal prezzo del petrolio. Non è data né dal mio lavoro, né dal valore della mia moneta, né da quello che faccio, né da che tipo di governo ho. Il petrolio era 100 e io mi adatto a vivere con lo stipendio di 100, il petrolio va a 50, non è una buona notizia per me. Significa che il mio stipendio è dimezzato e ho fuori lo stesso, i mutui, le cose, cose di questo tipo, e quindi vado messo male, posso stampare tutti i soldi che voglio, ma non cambia un cavolo, perché tanto la mia ricchezza è data da quel petrolio lì e quindi non ci posso far niente. Noi siamo messi un pochettino meglio e quindi vedi bene che non possono attaccarci. Ci mettono i dazi? Beh, il capo di questa banda, che è la Germania, vende a noi ben di più di quello che noi vendiamo a loro. Si spara nel piede a mettermi i dazi. Quindi non lo farà, così come non lo faranno alla fine con la Gran Bretagna. E se faranno la cretinata di fare i dazi, nonostante la roba contraria al loro interesse, la Gran Bretagna, che è importatore netto, comprerà da Trump invece che comprare dall'Italia o comprare dalla Germania, così di questo tipo. E Trump gli dirà grazie e le imprese tedesche gli diranno un po' meno grazie ai loro governanti o ai nostri, se noi gli andremo dietro a queste scemenze. Perché se il nostro fenomeno di ministro dello sviluppo economico Calenda, per fare il grosso con gli inglesi, gli dice: ah, io ti metto i dazi, quella gli dice: benissimo, non ti compro più prosecco. Chi ci perde? Ci perdo io, perde il nostro produttore, non certo la Gran Bretagna, che se ne farà una ragione, invece di comprare il prosecco prenderà il prosecco dal Cile o dall'Argentina o qualcosa del genere, che magari scopre che è anche buono uguale. Volevo chiedere, cioè, una volta identificata
da l'euro e da tutti i vincoli che abbiamo anche sottoscritto, il pareggio di bilancio, se non dico male, costituzione addirittura. Allora, molto, molto rapidamente. La volontà politica vana. Ovvio, è solo una questione politica. L'euro è uno strumento di distribuzione del reddito a vantaggio di, diciamo, profitti finanziari. Adesso poi ci torno un attimo indietro alla domanda di prima, anche per far capire cosa intendo. Noi la volontà politica da cosa la possiamo vedere? Dalle dichiarazioni dei politici, perché nella loro mente noi non leggiamo, e dal supporto che certe idee hanno nella società civile, perché nessun politico si suicida. Allora, allo stato attuale io vedo quasi tutti partiti che aderiscono all'idea che non ci sono i soldi, che abbiamo bisogno dell'Europa perché altrimenti, no? Soprattutto nel blocco di governo attuale. Vedo un movimento di simpatica critica che non ha fatto una mazza di nulla per informare correttamente attraverso lo strumento di comunicazione molto potente che aveva gli elettori italiani. Vedo il basta euro, che ora si chiama oltre l'euro, del quale perfino Roberto Perotti, che è della Bocconi ed è, va, volevo dire mamma, ho detto ed è una persona onesta intellettualmente, ha riconosciuto che ha argomenti corretti, quindi vedo di fatto un'unica forza politica, come ho scritto oggi sul mio blog, che ha fatto qualcosa per informare correttamente i cittadini. E questa è la risposta, c'è la volontà politica. Non possiamo possiamo dimostrare che quasi tutti non ce l'hanno, non le posso dimostrare che l'altro che rimane ce l'abbia, lo vedremo quando sarà il momento. Se daremo l'opportunità però di vederlo, perché se non gliela diamo non lo vedremo neanche. Okay? Questa mi sembra l'unica risposta razionale. Vorrei fare un attimo un passo indietro. Quindi per metterci la prova aspetta a voi. E quindi la palla in quel momento ce l'ha. Sì, appunto, fondamentalmente credo che sia così. Guardate, non ve la sto a far tanto lunga. Anche perché abbiamo un piccolo rinfresco da offrire. Se vi interessa, insomma, quelli che mi leggono sanno il percorso che ho fatto, sanno tutto, insomma. Per dire questo è stato necessario fare un certo percorso. Bene, ci sono le agenzie di rating, è fantastico, che è bellissima, è un po' come, sapete che ci sono due supervulcani al mondo e uno è nei Campi Flegrei, quindi ci aspettiamo che ci sia un'eruzione da quelle parti, che una volta insomma è stata oggetto di un po' di polemiche politiche anche questo scenario, sulle quali non torno. L'analogia che vedo, mi sento andare e venire, vedo questa simpatica analogia fra istituzioni umane, le agenzie di rating, e fenomeni naturali, lo tsunami, il vulcano. Guardate, allora, se uno ha costruito la casa sui Campi Flegrei, è puramente geologico, purtroppo salterà per aria. Però quello lo ha deciso il Padre Eterno, che ci siano le agenzie di rating, l'abbiamo deciso noi. Allora, al di là del fatto che per esattamente gli argomenti che ha esposto Claudio, tutti quelli che vi dicono che sarebbe un disastro, vi dicono una scemenza, e siamo riusciti a portare questa verità scientifica su riviste scientifiche, anche in classe A, così è contenta l'Anvur, così nella Valle dei Castori è tutto un rosicare e abbattere alberi, perché ovviamente quando siamo partiti con il nostro progetto di ricerca non pensavano che sarebbe stato pubblicato su riviste estere, invece è stato pubblicato. Al di là di questo, cioè che quindi, però torno a questa domanda, cioè il suo presentare
per motivi di sintesi, suppongo che lei non la pensi così, le agenzie di rating come un'eruzione vulcanica, come un dato naturale, si sposa benissimo con la domanda successiva: c'è la volontà politica? Perché attenzione, qui nessuno, ecco qua a qualche chilometro, per fortuna abbastanza da qua, a Bergamo c'è l'ultimo collega che ho mandato a stendere con questa storia che ma tu la fai facile, dici che basta uscire dall'euro. Non è così, quello è solo l'inizio, perché è chiaro che, scusate, quando noi usciamo dall'euro, la riforma Fornero viene cancellata, la buona scuola viene cancellata, il Jobs Act viene cancellato, no, ovviamente no, è solo un inizio, ma noi possiamo a quel punto fare delle misure di sostegno dell'economia e far ripartire questa macchina che ci consentano di ritornare. Esisterà una volontà politica di distribuire il reddito in un modo un po' diverso? Va costruita. Qual è la principale istituzione nemica dei vostri redditi, di tutti voi? Perché qui non ce n'è uno che tragga beneficio da questa istituzione che sto per nominarvi, è la libera mobilità dei capitali, cioè il fatto tale per cui un risparmiatore di un paese distante può in qualche modo far arrivare i suoi risparmi a voi, può investire nel vostro paese. Qual è il problema con questa istituzione, con l'apertura delle frontiere ai capitali prima che alle persone? Apertura che ha a sua volta altri problemi che conoscete e sui quali la vostra attenzione è molto accesa, forse pure troppo. Accendiamolo un attimo sui capitali. Perché ci sono le agenzie di rating? Lo sapete? Per spiegare agli altri investitori. Cioè, le agenzie di rating non è che ci sono perché un giorno improvvisamente è arrivato uno, dice: ciao, chi è? Io sono rating, adesso ti castigo, dico che non vale niente. Allora, come la giuria di X-Factor. Ecco, come la giuria di X-Factor. No, le agenzie di rating ci sono perché il rapporto fra debitore e creditore, che una volta era tu e la tua banca, e la banca a sua volta e i depositanti, si è polverizzato in questo mondo globale. E quindi naturalmente, con la cartolarizzazione poi dei titoli, diventa fondamentale che qualcuno si arroghi il diritto di valutare il merito di credito in modo asseritamente indipendente. Asseritamente, naturalmente, questo è chiaro, cioè sono organismi di indirizzo politico, questo è ovvio, noi l'abbiamo visto nel caso dell'Italia, continuiamo a vederlo, sono persone che non sono state in grado di capire che la Lehman era sull'orlo del tracollo quando gli indicatori c'erano per farlo, cioè sono persone che sono pagate per dire quello che il mercato si aspetta di sentirsi dire, che danno dei segnali politici. Ecco, questo è un caso di una istituzione fra le tante che è totalmente opaca e antidemocratica, dalla quale noi accettiamo, perché lo accettiamo noi, di farci governare da questa istituzione. Noi non possiamo, non è assolutamente ammissibile che una serie di persone in conflitto di interessi palese venga a dare un giudizio sul merito di credito di uno Stato sovrano sulla base di analisi che sono basate su teorie economiche vecchie ormai di 300 anni e infatti poi regolarmente si trovano fallimentari. Scusate, ma secondo voi perché le agenzie di rating non hanno capito quello che i lettori del mio blog sanno benissimo, si poteva vedere subito, cioè che la Grecia avrebbe avuto dei problemi, no? Perché erano in conflitto di interessi con quelle società di consulenza che avevano aiutato la Grecia a truccare i conti. Perché il trucco dei conti della Grecia c'è stato. Allora, io ti aiuto a truccare i conti e poi ti dico che va tutto bene perché siamo... Cioè, questo è il modo in cui... Allora, però si può portare all'attenzione dei nostri cittadini e soprattutto dei nostri politici questo tipo di problematiche? Ecco, io su questo ho dei dubbi. Cioè, io non ho tanto un dubbio sulla volontà politica di chi poi? Del singolo, del leader, della forza politica. Io ho un dubbio sulla reale possibilità di arrivare a incidere attraverso un'opera di informazione sulla coscienza civile di un paese. Qui sono 30 anni che viene fatto un grandissimo investimento per convincerci che non valiamo niente, che ci meritiamo quello che ci succede.
Io non conosco nessun paese in cui i giornali e i politici insultino i loro lettori e i loro elettori con la sistematicità, con la pervicacia con la quale i nostri giornali e i nostri politici di governo ci insultano. E non capisco perché lo accettiamo. Ecco. Però finché noi... Però finché noi lo accettiamo questo, dire che si avvia una riflessione sul fatto se a noi frega qualcosa del rating che ci dà Fitch, mi sembra un po' prematuro. Questo è il punto. Quindi io delle difficoltà oggettive le vedo. Non voglio nascondervelo. Però questo ci deve motivare a individuare quali sono gli obiettivi. Purtroppo oggi, l'ho scritto su Micromega, non ho nessuna difficoltà a ridirlo qui, il nemico della democrazia oggi, hic et nunc, è il sistema dei media, che è quello che fa credere al dirigente tizio che il debito pubblico sia la causa di tutto, che è quello che fa credere alla casalinga Caia che oddio lo spread, che è quello che fa credere al pensionato Sempronio che l'inflazione... Questo è un problema serio. Vogliamo parlare di un'altra istituzione che andrebbe profondamente riformata dopo la moneta, il sistema dei media? È vasto il programma, naturalmente. Poi al massimo c'è io, Fausto, con i filmati su YouTube che ci aiuta. Vi ringrazio molto, siete stati gentilissimi e attentissimi come al solito. Ringrazio Alberto Bagnai e Cristina Cappellini che mi hanno fatto questa grande cortesia. E io credo che questa sera si siano sentite cose un po' diverse da quelle che normalmente invece vi propinano, quelle parole vuote che non vogliono dire niente. Abbiamo adesso due cosine, se per chi è stato così paziente ad aspettare, così poi facciamo chiudere anche il club perché sennò ci sbattono fuori con la scopa. Vi ringrazio ancora e mi raccomando, preparatevi per l'11 perché è l'ultima possibilità che avete per dire la vostra. Serata e sono convinta che con il sostegno di Cristina Cappellini, che finalmente potrà avere da parte di un nuovo sindaco un colloquio più efficace con la nostra città, con il sostegno di Claudio Borghi Aquilini, candidato, persona valida che è competente e anche lui efficace sul nostro territorio, e soprattutto con quello del professor Bagnai che crea, penso, dipendenza, perché quando lo ascolti continui a volerlo ascoltare, quindi credo che con il loro sostegno potremo certamente vincere. Buona serata a tutti.